Perfetto, stavamo dicendo buongiorno a tutte e tutti. Cominciamo questa seconda sessione con la ricerca di Luca Bergonzi, che verrà presentata in 15 minuti e poi discussa da Emanuele Bernardi in altri 15 minuti, per poi avere circa una ventina di minuti di dibattito aperto tra tutti. Buongiorno a tutte e tutti. Innanzitutto ci tengo a fare i miei ringraziamenti al Comitato Scientifico e alla SISCO per aver selezionato il mio progetto di ricerca e ovviamente alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Catania che ospita così bene questo interessante seminario. Prima di andare sul punto centrale della ricerca mi sembra giusto fare due premesse a mio parere fondamentali. La prima è che questo è un lavoro agli inizi. Sono al primo anno del mio percorso dottorale, quindi manca ancora l'elemento di analisi organica delle fonti dirette. Questa prima fase è stata dedicata proprio a ricercare le fonti dirette e soprattutto a elaborare alcune informazioni tecniche, anche complesse, che sono necessarie e funzionali alla comprensione di quanto mi accingo a studiare. La seconda premessa riguarda la peculiare natura dell'ente che sto studiando, la Federconsorzi, in quanto nasce come ente cooperativo di secondo grado alla fine dell'Ottocento, come un prodotto tipico di una certa cultura liberale, possiamo dire luzzattiana, per poi trasformarsi, complici i cambiamenti e mutamenti avvenuti nei primi decenni del Novecento, in un vero e proprio organo parastatale. Un mutamento che viene emblematicamente rappresentato dalla trasformazione in ente morale alla fine del ventennio fascista. Nel secondo dopoguerra, pur ritornando giuridicamente, formalmente alla natura cooperativa, Federconsorzi rimane gestita e amministrata esattamente come veniva fatto durante il ventennio fascista. Questa particolare evoluzione si accompagnava a un incremento delle funzioni veramente incredibile. Partita come una cooperativa incaricata di essere cerniera tra agricoltura e industria, gradualmente Federconsorzi si appropriò, diciamo così, della gestione del credito agricolo a medio, lungo e breve termine, della gestione di alcuni dossier complessi come la meccanizzazione delle campagne o la produzione di fertilizzanti per il territorio nazionale e soprattutto divenne il principale ente ammassatore per quanto riguardava il grano, quindi divenne lo strumento principe della politica agraria fascista e proprio in virtù di tale posizione così rilevante divenne elemento fondamentale anche nella gestione repubblicana del secondo dopoguerra. Ecco, questo era per chiarire anche il fatto che all'inizio del secondo dopoguerra Federconsorzi era divenuta ad un tempo tre cose molto diverse. Da una parte era una camera di compensazione privilegiata per le organizzazioni professionali che la gestivano, quindi Confagricoltura e Coldiretti, rispettivamente azionisti di minoranza e maggioranza dell'ente stesso. In secondo luogo era il luogo deputato alla sintesi tecnica, penso alla politica dei prezzi agricoli, tra le suddette organizzazioni professionali e il Ministero dell'Agricoltura e Foreste. È importante qui sottolineare, tra l'altro, che lo stesso MAF, il Ministero, era comunque, la sua classe dirigente era spesso connessa a quella della Coldiretti, al sistema della Bonomiano. Quindi è un circolo chiuso, se vogliamo, anche se importante perché definiva quella che era la sintesi che poi fu la politica agraria nazionale del secondo dopoguerra. Infine, Federconsorzi fu anche il pilastro finanziario di questo sistema che era appunto quello bonomiano. Parliamo di un mondo chiuso, di un nuovo ruralismo, se vogliamo, che postulava l'esistenza di una specifica classe, quella dei coltivatori diretti, con tutte le loro varie sue articolazioni, che aveva una propria assistenza previdenziale, un proprio sistema assicurativo, una serie di enti partecipati dalla Federconsorzi che fornivano gli strumenti produttivi necessari a continuare. Addirittura il sistema di credito
era comunque chiuso in questo sistema qui, che escludeva molto spesso l'area socialcomunista. Quindi parliamo appunto di un mondo molto particolare, molto chiuso, che aveva in Federconsorzi il suo pilastro tecnico e finanziario. Ho finito con la premessa, vado al punto, anche per ragione di tempo. L'obiettivo della ricerca è quello di definire caratteri, classe dirigente ed evoluzione dell'ente federconsortile nel ventennio 1962-1982. Tutto questo tenendo bene a mente due chiavi interpretative, che poi sono quelle del titolo del progetto stesso, ovvero l'integrazione europea, in quanto la graduale integrazione comunitaria è di fatto il polo dialettico principale per l'elaborazione di una politica agraria nazionale, e in secondo luogo lo sviluppo per intervento straordinario. Mi riferisco in particolare a quel modus operandi, ma si potrebbe dire cogitandi, per il quale lo sviluppo italiano in campo economico veniva delegato ad alcuni enti detti straordinari, che gradualmente, affiancandosi a quelli ordinari, diventavano paradossalmente ordinari se stessi. C'è un caso virtuoso, se vogliamo, che è quello della Cassa del Mezzogiorno, ma ci sono anche casi come quello della Federconsorzi, che è più complesso analizzare. Ovviamente virtuoso per Cassa del Mezzogiorno mi riferisco alla specifica parte iniziale, poi il discorso diventa più complesso. Quindi dicevo, l'obiettivo è questo ventennio. L'arco cronologico è stato definito in base a due tipologie di valutazioni diverse. Una inerente alla storia dell'ente stesso, l'altra il problema delle fonti. Mi spiego. Il 1962 è l'anno in cui comincia il processo di integrazione europea sul piano fattivo, pratico. Comincia quella lunga fase di transizione che cambierà totalmente non solo l'agricoltura italiana, ma anche il sistema economico e sociale italiano. Ma è anche l'anno dello scandalo dei mille miliardi, ovvero della pubblicazione del rapporto sulla Federconsorzi di Manlio Rossi Doria, che fu un testo importante in quanto aprì un confronto, gettò le luci dei riflettori sulla Federconsorzi in questa stagione che è quella del primo centrosinistra, creando un dibattito. Quindi lo storico, il ricercatore, ha a disposizione effettivamente uno stato dell'arte che, per quanto spesso polemico, è comunque efficace, importante, per valutare l'operato della Federconsorzi durante l'immediato dopoguerra. Il 1982, il discorso è più articolato ma cerco di semplificarlo, è l'anno del definitivo cambio di passo sul piano della classe dirigente, ovvero abbandona la gestione dell'ente Leonida Mizzi, che era il direttore generale che aveva gestito l'ente a partire dal secondo dopoguerra, e rappresenta quindi un cambiamento fondamentale sul piano della classe dirigente. Ma è anche il 1982 un anno in cui l'economia italiana sta cambiando radicalmente, cioè cominciano davvero gli anni Ottanta, comincia il pentapartito, comincia un altro modo di gestire, se vogliamo, l'economia pubblica. Ma è anche un anno importante sul piano delle fonti, perché i lavori delle commissioni parlamentari degli anni 90, istituite per la questione del commissariamento dell'ente federconsortile, cominciarono un'analisi puntuale e molto dettagliata proprio a partire dal 1982, considerato l'anno di inizio della crisi finale dell'ente. Ecco, in questi due estremi rimane uno spazio, quello importantissimo di questo ventennio, che attraversa fasi complessissime come quella del boom economico, quella della crisi degli anni 70, quella della regionalizzazione, che è un elemento cardinale, fondamentale per comprendere Federconsorzi e i suoi mutamenti, che è un ventennio sostanzialmente inesplorato ed esplorabile unicamente tramite l'utilizzo di fonti dirette. Io non so quanto tempo mi è rimasto. No, ce n'hai di tempo, hai 6 minuti. Perfetto, allora mi posso dilungare un po' sulle fonti. Allora, la principale fonte a cui faccio riferimento è quella dell'archivio storico della Federconsorzi. Questo archivio, inutilizzato sul piano storiografico, è al momento in un limbo, quindi ha una gestione commissariale, proprio per le cause tuttora pendenti e in corso, iniziate nell'epoca del commissariamento, avvenuto nel 90-91. Quindi la mia ricerca si è scontrata subito con il problema dell'accesso a questo archivio. Faticosamente, grazie all'interessamento di alcuni storici veramente
in gamba e gentili, sono riuscito a cominciare ad accedere all'archivio. Ancora non posso accedervi liberamente, ma comunque, ecco, è stato un inizio. Questo per quanto riguarda quello che è il cuore. Metodologicamente parlando, la mia intenzione, parliamo di un archivio sterminato, 50.000 metri lineari di documenti, non completamente inventariato, è quello di prendere gli organi centrali, comitato esecutivo, consiglio d'amministrazione e segreterie particolari dei singoli enti settoriali, e cercare in base a quelli di definire innanzitutto un dibattito interno, per poi andare a pescare a livello delle singole partecipate, delle singole funzioni di Federconsorzi, alcuni casi di studio che possano essere rilevanti alla comprensione dell'attività dell'ente e ai suoi mutamenti nel passare del tempo. Questa è la fonte principale che intendo utilizzare. Ovviamente ci sono molte altre fonti importanti. Innanzitutto penso alle partecipazioni statali, IRI, ma soprattutto ENI, che con la questione della chimica, con la questione dell'agroindustria, dell'agroalimentare, molto hanno avuto a che fare. In particolare ENI ha un bellissimo archivio storico che è stato per la maggior parte digitalizzato, quindi è anche uno strumento molto comodo e molto utile per certe analisi del settore. In secondo luogo, inoltre, ci sono le commissioni parlamentari, quelle istituite appositamente per l'analisi della Federconsorzi o per analizzare gli elementi distorcenti del mercato da essa prodotti. Quindi in particolare mi riferisco alla commissione del 60-62 sui monopoli e a quelle già citate degli anni 90, che pur concentrandosi sugli anni 80, diciamo, forniscono alcuni elementi importanti conoscitivi, soprattutto per quella fase complessa che è quella degli anni 70. E inoltre ci sono per singoli dossier, quindi per singoli punti specifici, le commissioni dell'agricoltura, che ovviamente erano presiedute molto spesso da deputati e senatori bonomiani e che possono essere utili a comprendere il retroscena di alcune riforme che magari tecnicamente sembrano complesse e stratificate, ma che hanno un importante contenuto sul piano per una comprensione di Federconsorzi e dell'attività della Coldiretti ad essa connessa. Negli ultimi minuti che mi rimangono ci tengo comunque a sottolineare che esistono altre fonti molto complesse a cui attingere, che sono quelle dei consorzi agrari provinciali, ovvero delle cooperative sul territorio che componevano Federconsorzi. Personalmente, dopo aver faticato un po' per trovarne di disponibili, sono riuscito ad accedere a quella di Viterbo, che ha un archivio storico che attraversa un secolo di storia locale, e io ritengo che queste fonti, che per adesso, a parte un caso di studio che ho individuato in bibliografia, non sono mai state utilizzate, possono essere molto utili e per la comprensione di certa storia locale, politica, sociale, amministrativa, e per una dinamica global. Comunque, nel mio caso specifico, io utilizzerò per esempio questo archivio del CAP di Viterbo per, come si può dire, individuare i collegamenti che andavano tra sistema comunitario, sistema nazionale federconsortile e singolo territorio. E mi taccio perché non credo di aver sforato quasi. Ringrazio tantissimo per avermi coinvolto. Già, come dicevo ieri sera, ho accettato molto molto volentieri l'invito, ci credo molto, quindi grazie alla Cisco, grazie a Gia Caglioti, a Finella Di Gregorio, anche a Chiara Pulpirenti per l'organizzazione, insomma, un grazie sentito. Allora, penso che dalla presentazione di Bergonzi si sia già compreso che si tratta di un progetto interessante e innovativo. E forse una prima riflessione, se volete banale ma necessaria, è anche proprio sulla tematica scelta, che oggi ci consente di riparlare e in qualche modo di riconnettere la storia economica con la storia politica. E da questo punto di vista c'è una prima questione che è già stata toccata, che è un problema metodologico, ovviamente. Cioè, studiare la Federconsorzi significa studiare uno dei motori del capitalismo italiano e quindi porsi su questa linea di intersezione tra sistema politico e sistema economico, che ha ovviamente notevoli implicazioni, notevoli sfaccettature
e presenta, come dire, numerose domande potenziali al ricercatore. Una domanda tra le molte potremmo farcela: perché non è stata fatta una storia per consorzi fino ad oggi, se la storia del consorzio è l'organo importante che abbiamo detto che tutti riconoscono? E qui le ragioni in parte si possono desumere da quello che è stato detto. Certamente le fonti, certamente questo archivio sterminato in Rosinone, che è impressionante per quanto è ricco, che si può perdere dentro, qualcuno, dicono le leggende, sta ancora vagando all'interno del capannone alla ricerca di uscita. E c'è l'eco quando tu entri in questo capannone: Bernardi. Quindi per darvi l'idea, ci sono proprio H2, H3, braccio destro, braccio, cioè veramente impressionante. Ci stiamo muovendo perché l'archivio sia fruibile. Non è facile, ma qualche cosa si sta muovendo in questa direzione. Ieri lo diceva Zia, e forse potremmo dirla anche poi alla Cisco, diciamo, a tutti voi potenzialmente interessati. Allora, ma forse c'è anche un'altra questione sul perché non c'è una storia o un tentativo di storia. E qui lo dico per provocare una riflessione, diciamo così, lo dico da un estimatore di Manlio Rossitoria, ci ho scritto sopra, una grandissima figura. Cioè, come dire, l'onda lunga del rapporto sulla Federal Consorzio. Cioè, alla fine lo scandalo che investe politicamente la Federal Consorzio condiziona profondamente il dibattito pubblico e storiografico su questo ente. Non c'è dubbio. Allora, un primo invito a Bergonzi, che non è facile, è a provare, come dire, a sganciare la sua ricostruzione da quel contesto di polemiche, di battaglia politica, di la campagna elettorale del 63, come ricorderà, è tutta giocata su questo. Gli studi sui flussi elettorali dimostrano che l'accusa del buco di 1.000 miliardi effettivamente pesa e favorisce il Partito Comunista, eccetera, eccetera. Allora, sganciarlo significa, ad esempio, lo pongo proprio come questione storiografica, chiedersi tutta la politica granaria, ad esempio, della Federconsorzi, le infrastrutture che Federconsorzi costruisce, le catene di approvvigionamento, le riserve, gli opifici, i distributori, le mense, gli spazi aziendali, i silos, chi più ne ha più ne mette, i consorzi, tutta questa enorme rete capillare che Federconsorzi costruisce è all'insegna di quale strategia? Come possiamo restituirla prima ancora di entrare nella questione, come dire, tutta politica della posizione monopolistica che il consorzio assume nel contesto del mercato italiano degli anni 60. E quindi ancora prima di chiedersi i costi di questa strategia, cioè descrivere la strategia. E questo aiuta anche, Bergonzi ne è perfettamente consapevole, ad esempio a seguire le diverse nature, le diverse attività di quel consorzio. Non ha avuto il tempo di dire che quel consorzio ha un ramo internazionale molto importante, si chiama FedExport. Quel consorzio apre una sede a Washington tra il 1953 e il 54, e il responsabile di questa sede è Victor Sullam. Forse a qualcuno dirà poco, ma Victor Sullam, che viene in Italia durante il periodo dell'occupazione, è una delle figure che durante il centro-sinistra dagli Stati Uniti parteciperà al dibattito in America e non solo sull'apertura a sinistra. Lo trovate negli studi inutili, quelli Gentiloni, e quindi questo elemento, proiezione internazionale, dibattito politico nazionale e internazionale, mi pare che sia molto interessante da restituire. Sul fatto che Federconsorzi stia su questa cerniera, come diceva bene Bergonzi, tra agricoltura e industria non mi soffermo, ma è ovviamente centrale. Cioè, noi parliamo di un organo, appunto,
base del capitalismo italiano, questo significa. Cioè, la trasformazione del nostro paese, no, avviene lungo queste linee. Allora tutta la competizione, la Fiat, l'ENI, come è stato ricordato, ma insomma altri gruppi su cui non mi soffermo. Allora, l'idea del commercio globale all'interno della quale Federconsorzi va posta. Qui c'è una prima domanda, è possibile ulteriore, diciamo così, pista. Federconsorzi è, come dire, un soggetto passivo di queste reti commerciali o è un soggetto attivo? E quindi in qualche modo ci è utile studiarla per capire, non so, i rapporti tra est e ovest, oltre che la politica agricola comunitaria, ovviamente, come accennato. Ricorderai che Federconsorzi finanzia il COPA, che è l'organizzazione che riunisce le organizzazioni sindacali di settore a livello europeo e che poi di fatto controllerà l'erogazione dei fondi della PAC. Arriva praticamente ai giorni nostri, poi cambia, insomma, è Federconsorzi che finanzia per la parte italiana questo organo. Ripeto, all'interno del quale c'è la discussione sui prezzi agricoli, quindi è un organo molto importante. Ricordiamoci sempre, questo non l'hai detto, ma tra di noi sottolineiamolo, la PAC era ed è tuttora una delle voci principali del bilancio europeo. Assorbe grandissime percentuali del bilancio europeo e quindi studiata per consorzi è ancora più interessante, diciamo così, importante. La guerra fredda. In questo secondo appuntamento, proprio appunto seminario Cisco, noi siamo tornati a ragionare sul commercio dei prodotti agricoli tra est e ovest, tra le altre cose. E uno degli elementi che è emerso, forse più interessante, non saprei, ma credo interessante, è che spesso siamo portati a immaginare due blocchi separati, autonomi, contrapposti, in competizione fra di loro. Ovviamente questa lettura grosso modo rimane, ma se noi andiamo a vedere il commercio dei prodotti agricoli nello specifico, vediamo come queste correnti commerciali siano molto meno dicotomiche di quanto potremmo aspettarci. E sembra addirittura, alcuni documenti dell'amministrazione americana lo confermano, che da parte dell'amministrazione americana, un po' contrariamente a quello che vediamo oggi per alcuni aspetti, c'era tutta l'intenzione a che questi blocchi non fossero interpretati come aree autonome e contrapposte. Cioè che sui prodotti agricoli, non sui materiali strategici, si dovesse mantenere, come dire, un canale aperto, competitivo, anche per dimostrare che il produttivismo occidentale era superiore al sistema collettivizzato sovietico. Quando negli anni 70 l'Unione Sovietica deve importare grano per la prima volta, le ditte americane, l'amministrazione americana non vede l'ora di dimostrare che la produzione cerealicola occidentale è in grado di soddisfare le richieste della popolazione russa e dei paesi dell'est. Quindi sui prodotti agricoli, sul cibo, su questi traffici commerciali, probabilmente c'è una storia da raccontare. E io credo che il consorzio possa essere, anche da questo punto di vista, uno strumento interessante. Con la domanda che facevo prima, cioè mero esecutore delle indicazioni governative oppure, come dire, attore dinamico e attivo in queste relazioni? Non saprei. Infine, riconfermando che credo sia veramente un lavoro stimolante, a livello bibliografico, visto che sei interessato a queste dimensioni, sistema politico, sistema economico, anche ieri ogni tanto ritornavamo ai classici, c'è un saggio di Oreste Lanza, okay, che non trovo in bibliografia, in un volume curato da Leonardo Morlino, Costruire la democrazia, gruppi e partiti, era un classico una volta, però nel 91, poi ogni tanto andando avanti queste cose vanno perse, che è anche online, quindi
No, immagino che tu l'avessi visto, però non l'ho trovato. Però è forse perché l'hai tagliato, eccetera. Però è molto utile dal tuo punto di vista, quindi te lo segnalo. Domanda finale. Andare negli Stati Uniti a vedere le carte dell'amministrazione americana su quelle del consorzio degli anni 60-70? I don't know. La mia esperienza però in America, negli Stati Uniti, National Archives, è stata, nel dottorato, è stata fondamentale. È stata veramente molto, molto importante. E poiché ci credo in questo scambio, faccio un piccolo caduo. Queste sono le carte sulla Federazione del Consorzio che vengono dall'archivio della Confederazione Italiana di Agricoltori sul 78-82. È una piccola cosa, ma confermano come l'82 potrebbe essere una data periodizzante utile rispetto al tuo lavoro. No, non è un'altra prospettiva che poi alla fine si chiude su un buon rapporto con gli Stati Uniti. Nel senso che, come giustamente si è ricordato, i consorzi agrari sono espressione del movimento cooperativo. Poi, negli anni 20, quello che succede è che sia nell'Unione Sovietica, sia nei paesi in cui si va verso la dittatura in Europa, si forma quella che poi gli storici hanno chiamato la cooperazione di Stato. Che noi oggi non consideriamo più cooperazione, perché non è incentrata sulla scelta, la libera scelta dei soci, che è invece la cifra dell'impresa cooperativa. Ora, il fascismo degli anni 20 e 30 fa molte di queste operazioni, cioè da una parte occupa alcune cooperative mettendo gli esponenti fascisti al comando e dall'altro fa un'operazione di trasformazione di enti morali di alcune cooperative, trasformandole proprio in cooperative di Stato. E questo avviene non solo per la Federconsorzi, ma avviene anche per esempio per l'Alleanza Cooperativa Torinese, che era la prima cooperativa di consumo di Gimacqua. Solo che mentre l'Alleanza Cooperativa Torinese, attraverso un'operazione congiunta, il movimento cooperativo, io immagino anche un accordo con le forze di governo, anche se i cooperatori che mi hanno raccontato che ho intervistato non dicono mai che il governo era d'accordo, però la vedo diversamente questa vicenda, ritorna una vera cooperativa incentrata sui soci. Ecco, queste sono operazioni che vengono avanti negli anni 50. Ora, su questo c'è una grande polemica, c'è tutto il discorso sul mal tolto. Ora il tema è un po' questo. Perché la Federconsorzi non ritorna espressione del movimento cooperativo e resta di fatto espressione di una cooperazione di Stato, un modello che viene avanti. E questo incuriosisce anche rispetto al rapporto con gli Stati Uniti, perché come noi sappiamo, gli Stati Uniti, per esempio, sull'impresa di Stato insistono a lungo, invano, bisogna dire quello che è, invano, perché il paese è privatista. Ora, anche da questo punto di vista è interessante come gli Stati Uniti vedono i consorzi. Se c'è una tendenza analoga, una richiesta di andare, di riportarla a una forma di impresa non data dallo Stato, oppure se invece Federconsorzi viene vista da subito come uno strumento per la costruzione di un consenso nel settore che era destinato a subire le trasformazioni più grandi, che era quello agricolo. L'ultima domanda riguarda le strategie, perché è vero, l'agricoltura italiana è al centro di tanti di quei cambiamenti, per cui dire che hanno fatto male, hanno fatto bene, è quasi antistorico, non so, è tanto complesso quello che avviene. Però vero è che noi diventiamo competitivi nella trasformazione dei prodotti agricoli solo negli ultimi 10 anni. E tutta l'epoca precedente è la storia di un paese che lancia commerciale negativo, non tanto sui prodotti agricoli, ma anche sui prodotti trasformati. Quindi, anche alla luce di questo, si ha la sensazione di una
mancata modernizzazione. Grazie della presentazione, è stato tanto chiaro e interessante. Poi, devo fare tre domande. Mi ricordo il tuo nome, per favore. Sì, Patrizia Alessandra. E la prima è, hai pensato a un piano anche così non centrale, ma in comparazione con la Francia, per sia per le persone politica del mantenimento di una struttura proprietaria usa e poi per il ruolo che ha nella parte, quindi può esserci una forma di competizione, di competizione, di attivazione, concorrenza, insomma, queste cose si fa. E la seconda era, appunto, il valore dell'industria, ogni tanto delle difficoltà a capire il rapporto, per esempio, tra diretti e con agricoltura, no? Tu dici che per dei consorzi è un po', sta un po' in mezzo. Questa cosa nel periodo che consigli è cambiata anche a seconda indicativo comunque interessante. In qualche modo c'è un'evoluzione anche degli assetti proprietari che quindi determina un peso relativo maggiore da una parte, perché poi non so veramente quale sia la differenza tra un coltivatore diretto oppure tra un proprietario, un agrario, insomma. E la terza cosa che è interessante, ma non ha più tempo, mi chiedevo se in una prospettiva futura pensassi di fare, come dire, dei canottaggi secondo il solito schema nord, un consorzio provinciale al nord, uno in tempo tipo, immagino, legato comunque alla marea in quella zona, ci sta molto, tra l'altro un paesaggio, quando uno lo vede dominato da questi consorzi, si chiede queste cose, e il milione, quindi la solita cosa, però in questo caso può anche dipendere. Vi ringrazio per le domande e gli stimoli, veramente interessanti. Si sente? Allora, innanzitutto provo a rispondere a tutto, però devo essere veloce, quindi ecco, sarà un po' didascalico. Innanzitutto la questione se Federconsorzi è soggetto attivo o passivo nell'elaborazione di un progetto di agricoltura nazionale nel contesto mondiale. Questa è la domanda delle domande, cioè quando parlo di dibattito interno dell'ente io parlo proprio di questo, nel senso che a me interessa molto scoprire cosa questa tecnostruttura che non parlava fuori dai muri di Federconsorzi pensasse dell'assetto italiano. Quello che posso dire è che appunto quelli che ho definito forse un po' impropriamente gli azionisti di maggioranza e minoranza avevano delle loro idee specifiche sul ruolo strategico dell'agricoltura nazionale italiana, che erano anche posizioni molto differenti. Nel paper parlo di un dualismo interno alla programmaticità del sistema agricolo. Ecco, col diretto e Confagricoltura erano a loro volta su posizioni contingentemente connesse, collegate, ma in senso generale assai diverse per le finalità. Io non voglio qui fare un discorso sull'assistenzialismo di Stato o sul parassitismo di certe classi dirigenti, ma è un dato di fatto che Coldiretti aveva una sensibilità, e con questo cerco anche un po' di cominciare a rispondere alle domande fatte successivamente, aveva una sensibilità sociale molto più spiccata rispetto a quella di Confagricoltura, che invece si faceva promotrice, certe volte anche in modo ipocrita, di istanze che noi possiamo definire così, latamente capitaliste, cioè di razionalizzazione. Sicuramente il disegno strategico era quello di portare una parte, una componente dell'agroindustria italiana ad un livello competitivo sul piano europeo. Io mi concentro di più sulla questione Europa e meno sulla questione globalizzazione, perché a me sembra di capire da quello che leggo, da quello che mi è capitato di leggere fino a questo momento, che la prospettiva fosse quella, cioè il compromesso era prezzi piuttosto alti, anche a scapito del consumatore, seguendo una linea liberale, se parliamo di contesto comunitario, ma di fatto protezionista. Cioè la grande sintesi tra istanze di destra e sinistra sul piano agricolo stava proprio nel fatto che
i prezzi rimanevano alti in quanto il sistema europeo era protetto rispetto all'esterno. Quando noi parliamo di liberalizzazione nei contesti industriali ed agricoli dell'Europa del anni 60-70 e fino a metà 80, parliamo in realtà di una sorta di protezionismo verso l'esterno, cioè era una ridefinizione del sistema economico europeo, di quella che noi oggi chiamiamo l'eurozona, rispetto al resto del mondo. Poi sicuramente ci sono degli elementi di integrazione. Federconsorzi, e qui sta il nodo importante, tramite FedExport non si limitava al sistema comunitario, aveva una enorme diffusione in tutti i continenti del mondo. Quindi, ecco, io su questo non so dare una risposta, cioè devo vedere sui documenti, devo capire cosa pensassero di questa questione, come vedessero la loro, cioè come i tecnici della Federconsorzi la pensassero rispetto ai postulati di un Bonomi o di un Diana, presidente della Confagricoltura, insomma. Andare negli Stati Uniti, credo che quello sia un passo che si potrebbe fare molto utile, però prima bisognerebbe conoscere bene di che cosa si sta cercando. Quindi la prima fase deve per forza passare per un'analisi puntuale delle fonti dirette dell'archivio storico della Federconsorzi, perché senza non è possibile cogliere le sfumature delle agenzie del pensiero dei dirigenti che vanno in missione all'estero. Sulla questione della cooperazione, domanda importantissima e complessissima, innanzitutto direi che la cooperativa di Stato in senso lato è qualcosa che non appartiene solo alla storia del fascismo. Penso agli enti di riforma e poi alla loro filiazione agli enti di sviluppo, penso a certe cooperative legate all'ente nazionale Risi. Quindi c'è tutto un mondo di sommerso, di cooperazione di Stato che nasce addirittura nel secondo dopoguerra, sempre con questo schema per il quale queste cooperative erano subordinate a un ente, chiamiamolo parastatale, perché statale è una parola che andrebbe usata con più attenzione, non erano enti pubblici per forza di cose, tant'è che poi sono stati inseriti gli enti di sviluppo nel sistema regionale, complicando ancora di più. Però ecco, e con questo mi ricollego alla seconda parte della domanda, io ritengo, cioè la mia tesi, è che il sistema cooperativo in senso stretto, quindi le grandi centrali cooperative, negli anni 70, con la regionalizzazione e i cambiamenti economici contemporanei, ecco, si modernizzano, si riarticolano sul territorio, trovano nuove vie. Io ritengo invece che Federconsorzi, vuoi per un fattore culturale, cioè questa impostazione bonomiana che negli anni 70 ormai guarda un mondo che non c'è più, vuoi per dei limiti dovuti alla rigidità di un modello gestionale a tratti assurdo, cioè i consorzi agrari ridotti a diventare agenzie finanziariamente dipendenti dal centro. Ecco, per queste due ragioni, almeno in linea generale, io ritengo che Federconsorzi abbia fallito negli anni 70 nel suo processo di modernizzazione, di adattamento al sistema regionale e alle sfide del mercato post crisi anni 70. Mentre invece, ecco, penso alla Lega delle Cooperative, penso alla Conf Cooperative, per ragioni differenti, anche per differenti situazioni settoriali, questi due soggetti, per esempio, hanno avuto un boom, cioè sono riusciti a porsi in modo molto più efficace. Sottolineo, tra l'altro, colgo l'occasione, non ho potuto farlo nell'intervento generale, che la CCI, la Conf Cooperative, che era la cooperativa bianca democristiana, era un'altra fazione ancora, se parliamo di produttività agricola, rispetto alla Federconsorzi. Cioè, io ho avuto notizia, ma spero di trovarne di puntuali nell'archivio diretto, di scontri veri e propri tra dirigenti della Conf Cooperative e dirigenti delle cooperative della Federconsorzi, in quanto non si riusciva ad operare un'integrazione e soprattutto Federconsorzi non voleva cedere il monopolio del credito alle altre cooperative. È un elemento importante perché il credito è stato l'elemento fondamentale della crisi dell'agricoltura italiana, uno dei motivi per cui il sistema cooperativo e i coltivatori diretti avevano problemi nello sviluppare le proprie aziende. Quindi ecco, forse questo io non l'ho detto bene all'inizio, ma va ricordato che Federconsorzi era il monopolista assoluto del credito agricolo, ed è una cosa che cambia negli anni 70, quando le regioni si appropriano dei fondi di rotazione per la meccanizzazione, si appropriano del sistema creditizio in campo agricolo e anche del sistema ortofrutticolo. Quindi tutte funzioni che vengono alienate dalla Federconsorzi. Quindi sarebbe interessante capire cosa ne pensavano e come hanno agito.
sempre parlando di questo sistema di lobbying della Federconsorzi, sì, COPA e COGECA, le lobby dei operatori e dei coltivatori all'interno del sistema europeo sono un elemento assolutamente da valutare, che ho intenzione di analizzare. Non so ancora, devo chiedere un po' meglio in giro, quali siano effettivamente le fonti a disposizione, perché so che nelle istituzioni europee c'è pubblicità assoluta, ma per quanto riguarda le componenti lobbistiche bisogna vedere. Ora, le ultime tre domande molto interessanti. La comparazione con la Francia è un tema complesso e ci ho pensato, però anche qui ti dico, direi, vediamo dove ci porta la ricerca. Io credo comunque che ci siano differenze sostanziali proprio nel modo di ragionare e vedere. La Francia, in ogni caso, vuoi per una tradizione culturale amministrativa, vuoi per ragioni contingenti dovute al mercato propriamente francese, si poneva in modo diverso rispetto alla Federconsorzi, cioè il sistema cooperativo non era paradossalmente così politicizzato come quello italiano, anche se c'erano delle cariche ideali fortissime, e questo ha fatto secondo me la differenza sul piano dello sviluppo. Il rapporto col diretti Confagricoltura, io in effetti l'ho dato per scontato, i coltivatori diretti sono in generale coloro che lavorano direttamente, la piccola e la media proprietà contadine. Gli agrari, tendenzialmente, che possono anche essere connessi ai coltivatori diretti, infatti ci sono delle zone di porosità tra le due categorie, sono, diciamo, i grandi proprietari. Quindi lo scontro e incontro che c'è tra loro cambia a seconda delle politiche dei governi democristiani rispetto a questi assetti proprietari. Nel periodo specifico che io voglio studiare, quello successivo al dopoguerra, ovvero quello successivo a quella sintesi che c'era stata nel secondo dopoguerra, in cui gli agrari avevano detto: ok, coltivatori diretti, prendetevi alcune delle nostre terre, basta che ci date un indennizzo, basta che lo Stato ci dia un indennizzo importante. Ecco, quella sintesi lì in effetti scricchiola. Negli anni 60 Confagricoltura cerca di porsi, e questo negli anni 70 diventa anche motivo di conflitto, come razionalizzatore capitalistico all'interno dei consorzi agrari, quindi cerca di portare un'istanza che per l'epoca possiamo dire comunitaria, europeistica, cioè si connette a quel dibattito che nel frattempo nelle sedi comunitarie stava avvenendo. Mentre invece Coldiretti, complice il suo ruolo di soggetto anche politico e sociale, ben più radicato di Confagricoltura nelle masse, diciamo così, cerca di, da una parte, di andare incontro a queste istanze di tipo capitalistico, quindi sviluppando alcuni medi proprietari in modo efficace, e in secondo luogo cerca però di mantenere quelle nicchie assistite, ed è qui che cominciano le storture di certa previdenza dedicata solo ai coltivatori diretti, di certi sistemi, di certi meccanismi sociali che effettivamente non possiamo non definire assistenzialistici, insomma. Ma questo non vuol dire, ripeto, che Coldiretti fosse solo il regno dell'assistenzialismo. C'era un progetto, però era un progetto duale, prevedeva due tipologie diverse di agenti. Tutto questo era finalizzato alla politica anche. Cioè, Bonomi aveva, la grande intuizione di Bonomi era politica, era capire come utilizzare tecnici e la categoria nascente dei coltivatori diretti in senso politico. E in questo senso costituì la più importante fonte del elettorale, del sistema democristiano, del collateralismo democristiano. Infine, e poi chiudo, sui carotaggi centro e nord-sud, io ti ringrazio perché è un tema che secondo me è importante. Io ci ho provato, cioè io ho trovato a Viterbo, proprio mentre ero impegnato, ci ho passato mesi a parlare al telefono con vari presidenti dei consorzi attuali, perché oggi c'è una ridefinizione in corso di un argomento molto interessante, tra l'altro, che adesso non possiamo trattare. Però ecco, il problema vero è che non c'è un... Coldiretti sta recuperando una parte della rete del consorzio, tutti i consorzi agrari del nord, quelli più abitibili economicamente, e li sta rimettendo in una nuova Federconsorzi, diciamo. La cosa interessante è che anche stavolta c'è Confagricoltura che rema contro.
Cioè, perché la cosa buffa è che nell'anno di grazia 2022 noi ci ritroviamo ancora con le stesse organizzazioni professionali che combattono la stessa battaglia, ad esempio, il controllo di questi consorzi. Che... Ma su posizione compagnottura alleata con l'ex organizzazione, esatto, di sinistra. Perché nel frattempo il mondo è cambiato. Coldiretti contro tutti. Se lo può permettere, perché comunque Coldiretti rimane un gruppo di potere notevole. Ecco, no, chiudevo... Quindi sì, io ci ho provato a fare i carotaggi, ma il paradosso dei paradossi, complice questa questione di cui stiamo parlando, è che al sud è possibile. Per esempio c'è il CAP di Reggio Calabria che è addirittura depositato in un archivio centrale, in un archivio dello Stato, che è una cosa che non è successa da nessun'altra parte. Al centro Italia già diventa più complesso. Io ho avuto storie di gente che ha detto l'abbiamo bruciato. Cioè, questo, io potrei usare un eufemismo e dire che non c'è cultura della conservazione, ma come mi hanno detto in modo più colorito, c'era proprio l'intenzione di non farlo vedere ai giudici. Cioè, questo era il contesto. Cioè, io combatto con questo quando vado negli ex consorzi a parlare con questa gente. E il paradosso è che a nord invece vige il silenzio, proprio perché è in corso questa riorganizzazione. Sono tutti molto gentili, tutti molto disponibili, ti fanno vedere, ti possono far vedere i documenti addirittura dell'Ottocento, fino all'Ottocento, inizio Novecento, addirittura fascismo, ma appena tocchi la fase repubblicana ce li siamo persi. Io non ci credo, loro sanno che non ci credo, però... Allora, io continuerò a provarci perché secondo me invece, non per questo studio magari, ma per studi successivi, sarebbe molto interessante fare un paragone tra i consorzi agrari centro, nord, sud. Perché parliamo di mondi diversissimi, appunto. Vedere consorzi era anche questo, appunto, vari mondi che si incontravano. Però c'è da dire che è un problema, cioè c'è una vera propria refrattarietà. Cioè ti incontri con veramente persone che sono un po' anacronistiche. Mi fermo. Grazie. Buongiorno a tutte e tutti. Dunque, siamo a Londra, siamo tra il 19 e il 23 agosto del 1895, in una situazione che possiamo immaginare simile a questa. Ci sono alcune decine di imprenditori cooperativi che provengono da vari paesi dell'Europa e del mondo, che finalmente, dopo anni di prove, stanno tenendo a battesimo l'organizzazione mondiale del movimento cooperativo, l'International Cooperative Alliance, ICA. I più navigati, i più esperti tra questi personaggi ricordano ancora quando all'inizio della loro carriera, 40 anni, 50 anni prima, il movimento cooperativo era qualcosa di molto più embrionale, poco conosciuto. In molti casi loro stessi sono stati i primi a portare nel proprio paese la conoscenza delle istituzioni cooperative. Nell'arco di alcuni decenni la diffusione di queste istituzioni è stata tale, capillare nel mondo, da rendere desiderabile, per certi versi addirittura necessaria, l'esistenza di una piattaforma mondiale, appunto, l'ICA. Dunque, questa diffusione di pratiche, di cosa stiamo parlando quando parliamo di pratica cooperativa? Parliamo di pratiche imprenditoriali che hanno una certa natura mutualistica, che sono volte a creare nuovi servizi, nuove organizzazioni, nuovi processi, volte a rispondere a dei bisogni sociali avvertiti come diffusi nelle popolazioni dell'epoca, che sono i più svariati, i più articolati, vanno dalla lotta all'usura, al caro vita, allo sfruttamento del lavoro e via dicendo. Insomma, questa creazione vulcanica di nuove istituzioni di natura cooperativa nell'Ottocento è qualcosa che oggi potremmo definire tranquillamente, anzi risponde perfettamente a questa etichetta che oggi è sempre più diffusa e conosciuta, innovazione sociale sostanzialmente. E la cosa interessante di questo processo è che man mano che queste pratiche si diffondono e colonizzano nuovi territori, nuovi paesi, devono rispondere a delle nuove sfide, a nuovi contesti, devono adattarsi, dunque si trasformano, si attivano dinamiche di innovazione nell'innovazione. E queste persone che stanno dietro a tali processi, questi cooperatori innovatori, a poco cominciano a forgiare delle reti sempre più articolate tra di loro, delle reti che trascendono anche i confini nazionali, fino a creare una vera e propria classe dirigente internazionale del movimento cooperativo. Questa classe dirigente è sempre più consapevole di sé, ha uno spirito di corpo sempre più forte ed è ben consapevole di
dove sta andando il mondo, di quale direzione sta prendendo, è più consapevole di vivere in un mondo che è sempre più, soprattutto negli ultimi 30 anni del secolo, sempre più interconnesso, sempre più globalizzato sostanzialmente, e che quindi anche il movimento cooperativo, che sta diventando sempre più articolato a sua volta, deve rispondere a queste sfide. Uno di questi personaggi, il giornalista e cooperatore milanese Carlo Romussi, verso la fine degli anni 80 dell'Ottocento, parlando ai cooperatori italiani, dice insomma: tutto tende a diventare mondiale e dunque dobbiamo cercare di trovare le risposte ai problemi della nostra epoca a livello mondiale. Dove volevo andare a parare nel suo discorso, cosa che poi chiaramente era abbastanza esplicita. Dobbiamo creare appunto un'alleanza cooperativa internazionale, cosa che poi effettivamente qualche anno fa e qualche anno più tardi si riesce ad ottenere con non poche difficoltà. Dunque, quello che vuole fare le mie ricerche è provare a ricostruire questa dinamica molto lunga, complessa e articolata, e si inquadra all'interno di un contesto storiografico che ha conosciuto importanti cambiamenti negli ultimi 30 anni, a partire dagli anni 90, una internazionalizzazione crescente alla quale la professoressa Sabatilani ha contribuito. E la storia del movimento cooperativo è stata connessa effettivamente ad alcuni filoni nuovi della storia degli anni 90, più la storia dei consumi, successivamente la global history. Ci sono alcune sfide che sono ancora aperte. Ad esempio, percepisco un tocco di anglocentrismo ancora che, anche se può sembrare paradossale, è rintracciabile nella produzione recente della global history del movimento cooperativo, soprattutto quella proveniente dagli autori di area anglosassone. Faccio un esempio concreto. Nel 2018 Routledge, se non sbaglio, ha pubblicato questa Global History of Cooperative Business, scritta da Greg Patmore e Nicola Balnade, questi due studiosi molto importanti del movimento cooperativo australiani, che nella periodizzazione ottocentesca della storia del movimento cooperativo puntellano tutto su due date sostanzialmente, 1844-1864. Due date che riguardano la cooperazione britannica, perché sono rispettivamente le date in cui nasce nel 1844 la Società dei Probi Pionieri di Rochdale, la prima cooperativa di consumo che ottiene un successo internazionale nel corso del tempo, e vent'anni più tardi la nascita della Cooperative Wholesale Society, CWS, il primo magazzino all'ingrosso che rifornisce l'ormai potente cooperazione britannica. Ecco, sostanzialmente, beh, naturalmente viene anche un po' spontaneo sovrapporre, soprattutto nell'epoca pre-ICA, la cronologia del movimento cooperativo internazionale con quella del movimento cooperativo britannico. La Gran Bretagna è un po' la patria del movimento cooperativo. Anche nell'Ottocento dall'estero c'era grande ammirazione nei confronti delle istituzioni cooperative britanniche. Rochdale e CWS vengono ammirate, emulate dai cooperatori di mezzo mondo. Ecco, tuttavia, se anche Rochdale e CWS riescono a proiettare questo grande fascino, questa ammirazione, questi tentativi di emulazione, era perché esistevano delle reti, un'infrastruttura all'interno del movimento cooperativo internazionale alle quali anche queste istituzioni attingevano a piene mani. E da questo punto di vista mi sento un po' di raccogliere, prima di tutto nei confronti di me stesso, la provocazione in senso buono di Patricia Tutas, la quale mette in guardia dalla tentazione di scrivere un'histoire heroic del movimento cooperativo, cioè una storia dei pionieri del movimento cooperativo, senza andare a fondo dietro quello che ci stava dietro ai pionieri sostanzialmente, cioè di quali risorse disponevano questi pionieri della cooperazione per diffondere le loro innovazioni, le loro creazioni, di quali reti, di quali canali questi disponevano. Bene, da questo punto di vista io mi sento di dovervi delle spiegazioni, cioè che cosa intendo io quando parlo di laboratorio sociale europeo? Parlo proprio di questo, di una rete che trascendeva appunto, come accennavo prima, i confini nazionali, formata da quei personaggi che in ciascun paese costituivano l'interfaccia tra il movimento cooperativo nazionale e la dimensione internazionale. Figure del genere esistevano un po' in tutti i paesi in cui il movimento cooperativo otteneva una
un certo livello di complessità, un certo livello di sviluppo. E con il passare degli anni, effettivamente questi personaggi intrattenevano una serie di relazioni interpersonali, in certi casi anche di amicizia, si invitava una vicenda di matrimonio e così via, sempre più complesse. Cosa circolava all'interno di questa rete? Circolava l'expertise imprenditoriale del movimento cooperativo. Ogni qualvolta nel mondo si veniva a sapere che qualcuno stava sperimentando una nuova forma di cooperazione volta a rispondere a determinati bisogni sociali, la rete si attivava, andava a vedere, ok, vediamo come sta andando quella sperimentazione lì. E dunque all'interno di questa rete venivano comunicate, sì, le buone pratiche, venivano comunicati però anche i fallimenti, perché era importante capire per quale ragione una cosa non aveva funzionato e via dicendo. Dunque sì, effettivamente questa rete era un vero e proprio laboratorio sociale, era un processo di sperimentazione collettiva, bottom up, qualcosa che forse oggi chiameremo, secondo questo nuovo lessico, un po' da Silicon Valley, open innovation, no? Una cosa simile. Anche l'aggettivo europeo ha un senso ben particolare, non nel senso che questi processi di sperimentazione avvenissero solo in Europa, ma voglio concentrarmi sulla dimensione europea perché in Europa e più in particolare all'interno di un'asse che coinvolgeva soprattutto Gran Bretagna, Francia e Italia, che a un certo punto si innescano un insieme di ragionamenti che rappresentano un po' un salto di qualità nella consapevolezza di questa elite internazionale del movimento cooperativo. Cioè si passa a un certo punto dall'idea del ok, teniamoci in contatto per condividere le pratiche, all'idea per cui alla consapevolezza, anzi per cui caspita, forse quello che ci unisce in quanto cooperatori è ancora più significativo di quello che ci differenzia in quanto italiani, francesi, inglesi e così via. E dunque dobbiamo fondare una sorta di nuovo internazionalismo, anzi, chiamiamo sorte a tutti gli effetti, un nuovo internazionalismo. Bene, e questo giustifica anche nel mio intento la periodizzazione, che è una periodizzazione, riconosco, abbastanza estesa, che va dal 1848 al 1895, 1895 abbiamo già accennato, nasce la ICA, 1848 è il termine d'inizio perché le rivoluzioni europee e gli spazi, che a volte sono delle parentesi, a volte no, di liberalizzazione che si aprono anche nei contesti politici nazionali, effettivamente creano delle opportunità senza precedenti di sperimentazione sociale, che attivano dei processi che a un certo punto sono irreversibili. Non è un caso che è proprio al ridosso del 48, negli anni immediatamente successivi, che ad esempio in Germania cominciano a nascere le prime banche popolari. E poi nel mezzo ci sono anche due punti di cesura, no? Intermedi, che io ho identificato nel 1867 e nell'85. Nel 67 per la prima volta i cooperatori di vari paesi più europei in questo caso decidono di vedersi a Parigi in occasione dell'esposizione universale e nel 1885 perché effettivamente da quest'anno che anche sulla scorta della nascita di federazioni nazionali del movimento cooperativo cominciano effettivamente a essere messi in campo questi ragionamenti di cui parlavo prima, cioè caspita, forse dovremmo creare una piattaforma internazionale perché ci sono delle ragioni economiche, politiche, che poi magari se dopo un po' di tempo per andare a fondo sarebbe interessante andare ad analizzare, lo richiedono. Per quanto riguarda le fonti, dunque le fonti sul movimento cooperativo, soprattutto nell'Ottocento, sono caratterizzate da un certo grado di dispersione, tranne forse per il contesto inglese in cui c'è il National Cooperative Archive che è molto ben centralizzato e via dicendo. Per quanto riguarda le fonti delle cooperative c'è una difficoltà aggiuntiva, cioè il fatto che effettivamente spesso non è stato conservato granché, perché le cooperative stesse erano uno stato embrionale rispetto a quello sviluppo che ebbero nel secolo successivo, ma si può sopperire a questo, io credo, tramite il ricorso agli archivi e ai fondi di personalità che effettivamente componevano questa rete, che al contrario sono ben conservati in alcuni casi, in altri casi meno, per esempio l'archivio Luigi Luzzatti che si trova a Venezia, che è una roba fantastica, e così via dicendo anche le collezioni che si trovano appunto al National Cooperative Archive di Manchester,
fortunatamente a ridurre un po' questo grado di dispersione all'interno del panorama delle fonti concorrono, meno male, i centri di documentazione sulla storia del movimento cooperativo. Per esempio in Italia abbiamo la Fondazione Ivano Barberini a Bologna e un ruolo importante sono le pubblicazioni che già nell'Ottocento, la grande produzione di giornali, saggi, scientifici e così via, che già nell'Ottocento abbiamo in proposito del all'interno del movimento cooperativo, nelle quali viene comunicato di tutto, dai verbali d'assemblea, agli statuti, fino alle corrispondenze private tra questi membri delle elite cooperative internazionali. Dunque, giusto per concludere questa antipasto, di conversazione, vorrei lanciare una piccola suggestione finale. Questo non ci sarà tempo per adesso. Una piccola provocazione finale. Cioè, si è parlato di innovazione sociale. Effettivamente è un termine ombrello che negli ultimi anni all'interno dell'ambito accademico sta venendo sempre di più discusso e così via dicendo. All'interno dell'ambito della teoria dell'innovazione sociale e della sociologia si stanno cominciando non solo a plasmare dei modelli per descrivere l'innovazione sociale, ma addirittura, soprattutto in ambito nordamericano, si sta cominciando a prendere consapevolezza del fatto che forse solamente le conoscenze di tipo sociologico non bastano a fare questo, per cui serve anche un background storico. Il punto è che questa operazione qui di problematizzare i modelli dell'innovazione sociale, questo che vedete qui a spirale è quello più trendy del momento, che è stato forgiato dalla Young Foundation nel Regno Unito intorno al 2006, se non sbaglio, ed è spesso utilizzato anche proprio per le policy di innovazione sociale. All'interno della sociologia si sta dicendo ma forse bisognerebbe avere più retroterra storico per cercare di problematizzare questi modelli. Ci stanno provando a farlo i sociologi in questo momento. Credo che se noi storici possiamo avere delle potenzialità per entrare all'interno di questa discussione, perché effettivamente è il nostro pane quotidiano ed effettivamente all'interno della storia del movimento cooperativo, delle pratiche cooperative, ci sono alcuni elementi che possono ben adattarsi anche a un modello del genere, molti altri che invece non si adattano, lo complicano e così via dicendo. Quello che vorrei lanciare è che, a mio avviso, ma sarebbe interessante capire cosa pensiamo, la chiave di interpretazione dell'innovazione sociale è qualcosa che può essere utilizzata non solo per la storia del movimento cooperativo, ma anche per altre tematiche. Pensiamo ad esempio alla storia del welfare, che si configura come un insieme di pratiche politiche, narrative, nelle quali le dinamiche di innovazione hanno un ruolo fondamentale per adattarsi ai cambiamenti della società. E dunque, come vediamo questo paradigma, cioè questo paradigma, questo mezzo euristico, al momento è solamente questo mezzo euristico, senso, non ha senso, è fondato, quali sono i problemi che gli sono sottostanti? Grazie mille. Molto contenta di essere qui, quindi ringrazio per avermi invitato, anche perché mi avete dato da leggere un progetto di ricerca o paper che ho veramente apprezzato tantissimo. E, legato a questi due pilastri che sono l'internazionalizzazione del movimento cooperativo da una parte e il suo protagonismo come strumento di innovazione sociale, di costruttore proprio di innovazione sociale. Quindi credo che ci sia un'originalità importante in questo progetto di ricerca, che pure si inserisce in una tradizione storiografica consolidata. Però l'unione di questi due elementi è particolarmente innovativa e ovviamente richiede una contestualizzazione rispetto al periodo scelto e quindi a queste due cesure del 48 e del 97 che ritengo particolarmente centrate nell'ottica proprio della costruzione di reti che daranno poi, diciamo, produrranno i loro effetti nei decenni successivi e che vedono, io lo dico all'italiana, l'ICA, che vedono nell'ICA, nell'Alleanza Cooperativa Internazionale, un primo centro di incontro
internazionale è anche molto innovativo, perché si va a inserire in un modello di relazioni internazionali che è assolutamente bilaterale, quello ottocentesco. E quindi ci sono dei fronti sui quali si può approfondire questo ragionamento del contributo del movimento, del nascente movimento cooperativo, proprio al processo di globalizzazione ottocentesca. E uno dei contributi è legato al ruolo che i diversi nodi possono aver dato alla costruzione di questa rete. E allora quali sono i nodi? Ecco, qui l'uso degli archivi dei padri fondatori del movimento cooperativo italiano e internazionale possono essere molto utili, perché uno dei nodi, diciamo, che emerge dall'approccio alle biografie è proprio quello dell'università, perché i padri fondatori sono spesso, soprattutto nel contesto italiano, i primissimi sono dei professori universitari che sono in contatto con altri professori universitari. Quindi l'università è un nodo molto importante nella genesi dei valori e anche delle pratiche del movimento cooperativo. A questo primo nodo importante si affianca poi l'internazionalismo socialista, e anche gli esponenti dell'Alleanza Cooperativa Internazionale spesso sono membri dell'Internazionale Socialista, quindi c'è una sovrapposizione di reti. E poi vi è anche un altro nodo che in realtà è stato poco studiato in questa ottica internazionale, che è l'universalismo della Chiesa e anche del mondo protestante, perché soprattutto in alcuni paesi europei come la Danimarca, la Germania e l'Italia, ecco, in questi paesi proprio nell'individuazione dei primi modelli cooperativi svolgono un ruolo molto importante, diciamo, uomini che sono espressioni delle istituzioni religiose. Quindi i pastori, per esempio, diretti, i pastori protestanti nel mondo tedesco e danese e i parroci nel mondo italiano. Ora, la Chiesa, tutti noi sappiamo, ha una sua storia di universalismo, e quindi anche questo è interessante da analizzare, se l'universalismo della Chiesa viene portato dentro in qualche modo a questa rete internazionale del movimento cooperativo. L'altra caratterizzazione dell'internazionalizzazione del movimento cooperativo di quegli anni, della costruzione di un movimento cooperativo internazionale, è il fatto che siamo dentro alla globalizzazione britannica. Quella ottocentesca è la globalizzazione inglese, costruita molte volte sui modelli inglesi. E quindi probabilmente non è un caso che diciamo, il primo modello cooperativo a circolare sia proprio quello di consumo, perché la cooperazione britannica esprime sostanzialmente la cooperazione di consumo, che fa anche da nodo rispetto a tutto il resto, alla produzione, alla fornitura di servizi alla persona, cioè lì sta tutto dentro la cooperazione di consumo, che è pensata come una grande conglomerata. Ed è un modello molto diverso da quello di altri paesi continentali, da molti paesi d'Europa continentale, dove invece viene avanti un'idea di imprese cooperative specializzate nel consumo, nel credito, nella produzione. E quindi c'è una guida inglese in questa prima fase, che è anche una guida che si esprime nell'Alleanza Cooperativa Internazionale, che resta guida inglese per decenni, e che ci può forse aiutare a capire anche questa visione anglocentrica a cui Samuel faceva riferimento. L'altro elemento da tenere presente nell'analizzare questo processo di internazionalizzazione è il fatto che è un processo di internazionalizzazione che avviene in un contesto di mancanza di qualunque visione europea. Cioè, nel senso che i paesi europei sono in conflitto tra loro
molto di frequente. E quindi è anche interessante questo, cioè quanto il movimento cooperativo quanto un movimento cooperativo internazionale possa avere contribuito comunque alla creazione di alla stabilizzazione di rapporti e reti in un contesto di relazioni internazionali spesso conflittuali tra i paesi europei. L'altra cosa è che è l'epoca della colonizzazione e delle grandi migrazioni e anche questo fa parte del processo di internazionalizzazione del movimento cooperativo, perché l'Inghilterra porta il suo modello di impresa cooperativa nelle sue colonie. Quindi l'India, per esempio, fa uno dei primi paesi non europei a fare una legge sulla cooperazione nel 1904 e la fa sul modello inglese. E poi successivamente questo verrà fatto anche dal Belgio, dalla Francia, dalla Germania, nelle loro colonie, sia soprattutto in Africa. E quindi è una forma di impresa, una pratica di impresa e forse un insieme di valori, però dopo è veramente da studiare quando si guarda al mondo extraeuropeo, e che vengono esportati dalle potenze coloniali. Poi dopo c'è il fronte dei migranti. Per esempio, tutta l'America Latina vede lo sviluppo dell'impresa cooperativa attraverso le comunità dei migranti che portano i modelli cooperativi del loro paese. E tra l'altro questi migranti parlano la lingua del paese di origine e molto spesso abbiamo delle cooperative monoetniche. Perché sono fatti da migranti che sono in grado di parlare tra di loro, molto banalmente. E guardate che questo della lingua, ecco, io su questo ti chiederei di aprire in qualche modo un fronte, perché quello della lingua, a mio modesto parere, è un tema importante per capire le traiettorie di sviluppo del movimento cooperativo a livello internazionale. Nel senso che noi parliamo molto di internazionalizzazione di idee, di modelli di impresa, ma non siamo in grado di parlare di una internazionalizzazione delle imprese cooperative. Perché le imprese cooperative tendenzialmente lavorano solo all'interno del loro paese. E guardate che quando, a partire dagli anni 90 del Novecento, quindi un secolo dopo, cominciano le strategie di internazionalizzazione delle grandi cooperative, non solo italiane, ma fa così anche la Spagna, fanno così le grandi cooperative agricole danesi, all'estero vanno costituendo delle società per azioni. Perché? Per azioni, delle società per azioni. Perché? Perché se vai all'estero con la forma cooperativa devi avere anche una lingua. Quindi quello linguistico penso sia stato un tema importante, nascosto, quei temi nascosti che hanno in qualche modo, possono in qualche modo segnare la vicenda di un movimento che comunque ha sempre mantenuto questa connotazione internazionale. Quindi è veramente un tema ricco che ci può portare su tantissimi fronti e se unito proprio alle pratiche di innovazione sociale ci aiuta anche a diciamo a trovare la cifra a cambiare anche forse alcune visioni che abbiamo dell'Ottocento, perché e qui faccio un pochissimo inciso, l'Ottocento non è solo il secolo in cui prende forma l'impresa cooperativa, come la conosciamo oggi, ma è anche il secolo in cui prende forma la società per azioni, come la conosciamo oggi, perché è della fine dell'Ottocento la liberalizzazione della creazione delle società per azioni. Quindi quei 40 anni sono, della fine dell'Ottocento, sono 40 anni di grande elaborazione sul tema dell'impresa. E si vanno a definire due modelli. Un modello in cui in principio è una testa a un voto, che è quello cooperativo, e che resta il modello di riferimento di tutto il non profit, e il principio invece è un'azione un voto. E viene liberalizzato anche questa
forma di impresa nel, in quel percorso. Ecco, quindi mi è piaciuto tutto moltissimo. Ci sono però alcuni elementi di attenzione sulla quale, insomma, su quali vorrei richiamare appunto la tua attenzione. Allora, la ricostruzione storiografica che fai va completata. Soprattutto c'è un libro al quale non fai riferimento, che secondo me è molto importante per comprendere gli studi storici sul movimento cooperativo del Novecento, ed è il libro di Charles Fay, pubblicato nel 1908. Ora, Fay è un allievo di Alfred Marshall, al quale Marshall fa avere una borsa di studio alla London School of Economics. Lui per 3 anni gira l'Europa per studiare le imprese cooperative di tutta Europa e fa un libro, La cooperazione, che si intitola La cooperazione nel mio paese all'estero, che costituisce, secondo me, il modello di riferimento che gli storici economici useranno per tutto il Novecento. Tant'è che nel volume di fine del 1997 di Fornasari e Zamagni si propone questa visione transnazionale del movimento cooperativo, che è quella di Fay del 1908. E perché è importante? Perché Fay capisce che non c'è solo la cooperazione di consumo, perché viaggia, va a intervistare le persone, ricostruisce la storia dei movimenti cooperativi dei vari paesi europei e individua quelli che poi diventano i modelli cooperativi ai quali poi tutti nel Novecento facciamo riferimento. La cooperazione di consumo che nasce in Inghilterra, la cooperazione di credito che nasce in Germania, sui due modelli che sono diversi sin dall'inizio, Raiffeisen e banche popolari, non sono modelli simili che divergono, sono modelli diversi sin dall'origine, e la cooperazione di trasformazione dei prodotti agricoli in Danimarca e la cooperazione di lavoro in Francia. Quindi lui vede un modello di impresa cooperativo che si esprime attraverso diverse pratiche e ciascuna di queste pratiche ha un diverso paese di origine. Quindi una visione veramente transnazionale del movimento cooperativo che accompagnerà effettivamente il lavoro degli storici economici per gran parte del Novecento. Perché allora alla fine del Novecento Greg Petmore e Nicky Bernabe fanno questo volume sulla, partendo dall'Australia, questo Global Cooperative Movement, molto così incentrato su Rochdale? Perché nei volumi di storia dell'impresa cooperativa le origini vengono molto anticipate, sempre. C'è poi un saggio internazionale di qualche anno fa, di cui ti do poi riferimenti, che fa vedere come un modello di impresa del tutto analogo a quello delle cooperative era già presente nel 500-600 fra i portuali del Belgio e dell'Olanda, insomma, quindi è un'impresa molto antica. Però cosa c'è di nuovo in Rochdale? Intanto il fatto che quel modello funziona ed è esportabile. È la prima volta che riescono a esportarlo. Quindi è proprio la globalizzazione ottocentesca che rende Rochdale così nuovo, perché viene esportato. E l'altro elemento è che lì l'impresa ha successo e ha successo per tanti decenni. Mentre tantissime esperienze cooperative precedenti, sia inglesi, ma molti anche francesi, non funzionano. C'è anche il modello di Blanc e di Atelier National, non funziona in realtà. E quindi Rochdale ha questa primogenitura che funziona. Quindi è una pratica esportata. E quindi Fay è fondamentale, anche perché è molto utile, perché lui nella sua introduzione scrive proprio questo: io sono partito pensando al movimento cooperativo del mio paese e grazie all'Alleanza Cooperativa Internazionale che pubblica i rapporti di quando si riuniscono, mi sono reso conto che invece è un mondo molto diversificato e complesso. Quindi è anche il libro di Fay è la misura del successo dell'ICA e della tua ricerca.
Ho finito il tempo, vero? Sì. Speravo di voler dire un'altra cosa, ma della caso mai mi viene in mente. Ah no, poi vabbè, sulla biografia insomma c'è da lavorare, ma su questo possiamo, non c'è bisogno che te li tutti ti sottolineo. Fra i percorsi storiografici c'è quello della Business History, che per la prima volta comincia a lavorare con impegno negli anni 90-2000 e porta anche delle visioni nuove, interessanti, segnando un po' un passaggio da una storia del movimento cooperativo molto politica, che era quella che abbiamo avuto negli anni 80, a una storia invece che porta l'attenzione sull'impresa. Ora adesso, facendo la storica degli storici, posso dire che anche questo è un esempio della nuova globalizzazione americana, molto incentrata sull'impresa e, se volete, anche della nuova strategia del movimento cooperativo italiano, soprattutto di Legacoop, che nel congresso di fine anni 80 proprio indica che è finita l'epoca della centralità delle centrali cooperative, inizia l'epoca della centralità dell'impresa. Quindi c'è la storiografia è un po' da completare. Chiudo qui, spero di non essere andata troppo oltre. Va benissimo, grazie. L'innovazione della storiografica che legge le pratiche cooperative come pratiche imprenditoriali è stata raccolta. Provocazione, forse un po' troppo, cioè la politica. Il punto è che se uno torna con la lente, con una certa lente che è costruita, diciamo, nella seconda metà del Novecento, e rilegge un contesto che però è fatto di conflitti molto accesi e di una politicizzazione graduale ma estrema, e anche di un cambiamento di segno, al di là poi delle vicende di un'associazione come Liga, ma dei movimenti cooperativi nazionali. Ecco, io mi chiedo, appunto, non ne so niente, ma non è che in qualche modo è stato proiettato un con un'ombra, cioè il movimento cooperativo si politicizza come cosa a sé, separata anche dal socialismo, dal cattolicesimo e cose così. In Inghilterra è sempre un po' stata in qualche modo, però dopo, se andiamo a vedere il conflitto, per esempio, tra riformisti e rivoluzionari all'inizio del Novecento, vede tra riformisti, cioè uno dei grandi personaggi poi dell'internazionalizzazione del movimento cooperativo, cioè tra Sarangelo e Caprini, no? Che è un modo molto particolare, però se andiamo a vederlo, sostiene l'autonomia del movimento cooperativo, ma la fa anche in una certa ottica per, cioè, anche quelle parte del conflitto, non so come si scrive la storia. Allora, Renko, effettivamente si vede un movimento cooperativo che ha un suo internazionalismo, che può essere anche un internazionalismo che non è direttamente legato al movimento socialista, però è un risultato di fatto, cioè che tra le pratiche cooperative, soprattutto a livello locale, grandissima parte del tessuto cooperativo è grande infrastruttura del movimento socialista. E lì la storia mi sembra un po' simile a quella del mutualismo, no? Che nasce in un certo modo, in Inghilterra ci sono importanti esempi, poi in Italia se lo prendono i liberali illuminati, poi i socialisti, i cattolici e via così, no? Però appunto, come ci riportiamo alla politica? Pur consapevoli, cioè, tenendo conto di queste innovazioni che sono molto importanti dal punto di vista storiografico. Dunque, sì, un paio di suggestioni che ti hanno fatto la discussione. Il problema della lingua che sollevava Luca Battiani, il problema della legislazione nazionale, perché ovviamente vedeva l'incomunicabilità, o comunque la difficoltà a mettere in comunicazione. Tutto questo viene sicuramente dalla lingua, ma viene anche evidentemente dal fatto che ci sono amministrazioni nazionali che sono più o meno sul pezzo, diciamo, no? Rispetto ad alcune che hanno già recepito questa forma di impresa, in questa forma di organizzazione, che altre evidentemente non hanno ancora fatto.
E però appunto cercando di riportare a livello transnazionali, mi chiedevo, siccome questa è un'epoca, diciamo, questo qua qualcosa periodo 48, 47, questo secondo 800, è l'epoca dell'internazionalismo, nonostante diciamo tutti i nazionalismi imperanti, ma è l'epoca dell'internazionalismo, non si fa altro di costruire reti, si costruiscono reti per parlare di guerra, si costruiscono reti per mettere le regole sulla comunicazione, quindi si costruiscono reti per mettere, insomma, per gestire il telegrafo, le comunicazioni, le informazioni in maniera comune, si fanno accordi, diciamo, internazionali su tutto il possibile di comunicare, e quindi si fanno accordi anche in internet su questo, perché non c'è una comunità che potremmo chiamare epistemica, sono comunità epistemiche che hanno la lingua comune in realtà, perché riescono a parlare. Riescono a parlarsi in un modo o in un altro, scrivono le scritte, usano i canali, sono amici banalmente, corrispondono perché hanno fatto amicizia, le congresse internazionali. Allora, come si rimette tutto questo anche in questo contesto più ampio, no? Cioè, no, quindi non staccando, diciamo, il movimento cooperativo da una, come dire, tempere internazionale che porta poi a trasferire anche sul piano, come dire, del diritto internazionale, no? In accordi che non sono più bilaterali, ma che sono molto più spesso multilaterali, vediamo se c'è anche questa, diciamo, prospettiva in qualche modo. Grazie mille per tutte le suggestioni, tutti i suggerimenti. Grazie mille innanzitutto per quanto riguarda i suggerimenti bibliografici. Parto un attimo dalla fine. Sì, importantissima la questione delle legislazioni nazionali. Effettivamente già nell'Ottocento in alcuni paesi lo sviluppo del movimento cooperativo viene influenzato dal fatto che ci sono legislazioni più o meno favorevoli. Ad esempio in Spagna, nonostante siano del tutto consapevoli a fine Ottocento che la vendita al pubblico e non solo ai soci per le cooperative di consumo sul modello Rochdale sia più conveniente, e effettivamente loro sono i primi a dire sì, però la legislazione nazionale ci distrugge di tasse se facciamo una cosa del genere, quindi non è che siamo così incentivati a farlo, quindi assolutamente. È vero che c'era una lingua comune a livello di questa elite, c'era una coinè, questi qui effettivamente parlavano in francese, scrivevano nelle riviste dei paesi, degli altri paesi, no? Si traducevano a vicenda gli articoli e cose del genere. La questione della lingua è interessante anche nel senso in cui parte di questi pionieri effettivamente riuscivano ad essere pionieri perché erano bilingue, cioè venivano da contesti in cui, per esempio, in Italia, colui che porta le casse Raiffeisen, adattandole al contesto italiano, cioè Leone Goldenberg, effettivamente una famiglia di origine tedesca, per cui conosce il tedesco. In Francia uno dei padri fondatori, forse quello che ha per primo l'intuizione di fondare l'International Cooperative Alliance, è Edouard de Boivre, che conosceva l'inglese perché appunto di famiglia era anche anglofono, e si potrebbero fare anche degli altri esempi da questo punto di vista. C'è una tensione praticamente sì, tra monolinguismo e internazionalismo dall'altra parte, perché ci sono altrettanti esempi in cui si prova, forse più nel primo Novecento però, a costituire delle forme di cooperazione tra comunità nazionali di tipo diverso. Ad esempio inizio Novecento c'era questo rivoluzionario siciliano emigrato, Bernardino Verro, dove i fasci siciliani, era un cooperatore che scrive a Luzzatti da Tunisi dicendogli: ah, sto provando a costituire una cooperativa di consumo tra le comunità francesi e italiane che si trovano qui. Poi, insomma, il progetto, da quel che so, non andò particolarmente in porto, anche perché la vita lo portò altrove. Luzzatti stesso, negli anni 20, cerca di ipotizzare una banca popolare europea con delle filiali in tutte le capitali d'Europa. E qui c'è questa tensione. Dall'altra parte c'è un motivo se effettivamente questi tentativi non riuscivano spesso ad andare in porto, erano tentativi legati al fatto che non esisteva un quadro giuridico come oggi esiste la società cooperativa europea, anche se ancora non è molto utilizzato forse come forma societaria, a quei tempi non esisteva una cosa del genere.
Per quanto riguarda il dialogo con la politica e con gli internazionalismi, questi soggetti, la cosa interessante è che si muovevano proprio a cavallo tra imprenditoria e politica, anzi in un certo senso la politicità del movimento cooperativo dipende in parte anche da ragioni imprenditoriali, da ragioni di convenienza imprenditoriale. C'è questo articolo veramente fantastico del 1887 di questo grande cooperatore francese, Charles Gide, che scrive sul giornale dei cooperatori britannici, anche questo è un indizio, una cosa interessante, e scrive sostanzialmente qual è il programma un po' di questa ICA, questa internazionale che bisognerà fondare. E quello da cui parte è un ragionamento molto pratico, cioè chi è che nella propria tavola oggi non ha il lardo dall'America, non fuma tabacco da qui, dal Caucaso, insomma cose di questo genere. Anche le cooperative dovrebbero mettersi in testa di commerciare molto di più tra i paesi, tra un paese e l'altro, non solo perché conviene economicamente, ci sono i mezzi, anche le infrastrutture di collegamento, ma anche perché così si possono superare i colli di bottiglia a livello nazionale, soprattutto i boicottaggi che le cooperative spesso subivano da parte dei commercianti che erano diretti concorrenti. Tuttavia il ragionamento non si sofferma qui e basta. Gide va oltre. Gide sostiene, insomma, ma forse come a livello locale, territoriale, le cooperative hanno aiutato a superare tutti quegli intermediari che facevano profitto sulle spalle dei consumatori, dei lavoratori, via dicendo, forse a livello internazionale il commercio cooperativo può aiutare a instaurare rapporti di fraternità tra le popolazioni, perché ovunque nel mondo vediamo che sentiamo cancelli che si chiudono e via dicendo. C'è un programma politico, una cosa che oggi potremmo definire una cosa vicina al concetto di fair trade, no? Di oggi. C'è tutta una politicità interna del movimento cooperativo che certo mantiene dei legami di collaborazione e competizione con le altre forme di politicità, con gli altri internazionalismi, per cui è vero che abbiamo una parte importante del movimento cooperativo che si trova anche dentro il movimento socialista, e questo crea un po' di problemi ai cooperatori francesi durante il Secondo Impero negli anni 60, c'è anche un'altra parte che invece si considera proprio alternativa al modello socialista. Ancora negli anni 80 Debois è il primo che dice sì, qualche anno fa qualcuno l'ha creata un'internazionale, ma non preoccupatevi, noi non siamo come loro, e via dicendo. Nel 71 Ignazio Cantù, questo nobile milanese molto affezionato alla cooperazione, scrive un intero libro, Uno per Tutti, in cui demonizza l'uso della cooperazione che hanno fatto i comunardi in Francia, gli internazionalisti socialisti, dice no, la cooperazione è una cosa che aiuta l'armonia tra le classi. Per cui ci sono questi rapporti di collaborazione e competizione con l'internazionale socialista, è vero, anche con le chiese. Abbiamo figure anche qui che più clericali a tutti gli effetti, figure che apprezzano la religiosità ma non apprezzano per niente le gerarchie ecclesiastiche, il clero, Luzzatti per primo. Ed è interessante perché c'è anche non solo uno sviluppo della cooperazione all'interno dei mondi religiosi, soprattutto nel mondo cattolico, dall'Rerum Novarum in poi e così via, ma anche un uso delle stesse forme cooperative in funzione religiosa tra confessioni diverse. Mi spiego meglio. Raiffeisen è un protestante sostanzialmente, che ha questo fortissimo afflato religioso nel dire ma sì, ma noi dobbiamo creare queste casse che sono molto localizzate a livello della comunità per insegnare i valori della moralità agli operai e così via. Questa cosa, guardate che cosa incredibile che succede. Negli anni Ottanta viene ripresa in Italia da un ebreo liberale, Wollenborg, che cerca di mantenere tutta l'idea morale che c'è sotto, ma diciamo togliendo tutto il sostrato religioso, e qualche anno più tardi viene ancora una volta ripreso dal clero del nord-est italiano, in particolare da questo giovane sacerdote, Don Luigi Cerutti, che sostiene, caspita, ma la Chiesa si sta rinnovando e le casse rurali possono essere davvero lo strumento attraverso cui noi riusciamo a trovare una nuova forma di contatto con i problemi sociali delle persone di tutti i giorni nelle campagne. Quindi la stessa istituzione viene interpretata in un senso religioso, interpretata in un senso laico, interpretata nel senso di un'altra confessione ancora, una cosa interessantissima.
Sì, io forse mi sono spiegato male. Non intendo dire che le casse Raiffeisen sono una cosa che a un certo punto si differenzia dalle banche popolari. Intendo dire che Raiffeisen sin dall'inizio osserva il modello delle banche popolari, capisce che non può funzionare bene in un determinato contesto e allora cerca di affinare un pochettino l'intelletto per capire come adattarlo e si inventa una cosa molto diversa. Era un esempio che facevo per dire come da un tronco si possono dipartire dei rami che vanno in direzione anche molto divergente. Effettivamente poi Raiffeisen e le banche popolari si ammazzeranno per un sacco di anni in Germania, ma anche le banche popolari italiane differiscono dalle banche popolari tedesche, quelle di Luzzatti, perché Luzzatti quello che fa è inserire il principio della responsabilità limitata, che tutela anche soci benestanti, come a Milano ce n'erano tanti, che vogliono investire nella cooperativa senza esporre a particolari rischi, ma è una cosa che in Germania a un certo punto si comincia a diffondere e Schulz-Deritz, il capostipite delle banche popolari tedesche, cerca di contrastarlo a sua volta, nonostante però nel contesto italiano avesse sempre ottimi rapporti con Luzzatti. Quindi ci sono delle geometrie davvero molto complesse che spero di riuscire a restituire abbastanza nella tesi. Per quanto riguarda un'altra questione, e qui chiudo, la questione dell'intreccio non solo con l'internazionale socialista, con le chiese, ma anche con il pacifismo ottocentesco. Io sto trovando sempre di più questa intesa, soprattutto negli anni Ottanta, a partire dagli anni Sessanta, ma soprattutto dagli anni Ottanta, con l'ambiente soprattutto della Società Internazionale per la Pace e l'Arbitrato, in cui effettivamente c'erano degli elementi cooperatori. Ok, degli elementi cooperatori e che si trovavano proprio all'interno di questo milieu, per esempio Hodgson Pratt, questo britannico che era anche a sua volta amico dei cooperatori britannici e così via, per cui è un altro elemento da tenere in considerazione. Sì, io penso che la grande sfida sarà tenere insieme i due momenti di imprenditoriale e politico, tenere insieme business history e internazionalismo, tenere insieme pratica imprenditoriale, tenere insieme l'idealità politica che ci stava dietro. E questa è la sfida che in questo mio ultimo anno di dottorato spero di portare avanti nel migliore dei modi per me e per tutti coloro che potranno essere interessati. È anche la sfida del movimento cooperativo. Ed è anche la sfida del movimento cooperativo in generale, è vero. Grazie mille. Benissimo, grazie. Allora, buongiorno a tutti, anche oggi io sono stata un po' assente, ma ero rottorato, senza, magnifico, ma ero rottorato. Grazie al magnifico rettore di essere qui, di portare i suoi saluti, è un onore, un piacere, perché lui è sempre attento ai giovani studiosi, è stato il presidente della scuola superiore, in questa veste ha veramente dato un segnale importante per il futuro della ricerca, una ricerca hard, una ricerca degli hard science, ma anche per le nostre scienze non esatte, ma che sono, come dire, fondamentali per la cultura del paese, per il progresso civile del paese, e in questo il rettore è sempre stato veramente vicino agli studi, diciamo, umanistici, di storia e delle scienze sociali. Quindi lo ringrazio di essere qui, di portare questo saluto e do subito la parola. Grazie, magnifico. Grazie, sono io a ringraziare il direttore, la professoressa e amica Pinella Di Gregorio, e ringrazio la professoressa Caglioti. Devo dire che mi devo innanzitutto complimentare, perché una iniziativa come questa, io nel momento in cui la professoressa Di Gregorio mi ha invitato, mi ha chiesto di venire, ho subito accettato volentieri, seppur in un'agenda molto complessa, di almeno passare per un saluto, perché ritengo iniziative come queste particolarmente importanti e meritevoli, quindi mi complimento con la Società Italiana di Studi sulla Storia Contemporanea,
per aver organizzato un momento di incontro tra le dottorande e i dottorandi italiani in storia contemporanea per poter presentare, peraltro con questo titolo così bello, Storie in corso, poter presentare la propria ricerca e potersi anche scambiare le proprie esperienze. Vedete, io ritengo, penso a ragione, che il dottorato di ricerca sia uno dei momenti più importanti e più formativi nella nostra vita. Per cui quello che dico alle dottorandi e ai dottorandi è sfruttatelo al massimo. È uno dei momenti in cui potete davvero concentrarvi totalmente, completamente su un campo di ricerca. Non ci saranno tanti altri momenti nella vita in cui potrete fare questo. E puntate sempre molto, molto in alto. Voi non pensiate che questo, è vero che è un momento di formazione e ci mancherebbe, ma questo è il momento in cui voi, diversamente dalle vostre docenti e dai vostri docenti, che ringrazio per lo sforzo che fanno, voi diversamente da loro vi potete concentrare totalmente su quello che state facendo. E non è cosa da poco. In altre fasi della vita, come vedrete, verrete tirati e dovrete poter fare ricerca e concentrarvi, ma dopo poco qualcuno vi chiama, dopo poco c'è una telefonata, dopo poco c'è un'urgenza, dopo poco c'è altro e non potete approfondire come avreste voluto, anche perché la ricerca, mi insegnate, ha bisogno davvero di concentrazione, di entrare pienamente in quello che state facendo. E farla spizzichi e bocconi è davvero complicato. E allora cosa voglio dirvi? Voglio dirvi che dovete assolutamente ora puntare in alto. Cioè voi ora, nel campo che state studiando, dovete diventare i massimi esperti. Se non siete i massimi esperti voi, ma chi deve essere il massimo esperto in quel campo? Avete tutte le capacità, tutte le opportunità. Potete godere sostanzialmente della esperienza dei vostri tutor, dei docenti, delle persone con cui interagite, ma avete rispetto a loro tempo per dedicarvi totalmente a quello che state facendo. Potete appunto girare, interagire, come in questo caso, tante volte passare tempo all'estero o in altre sedi nazionali, e quindi concentrarvi su quello che davvero state facendo, e allora cercate di lasciare una traccia. Cercate di lasciare una traccia su quello che state facendo. Io lo ricordo ancora davvero con grande piacere. Il mio periodo di dottorato di ricerca, io ero al secondo ciclo, quindi dottorato di ricerca italiano appena partito, il mio periodo di dottorato di ricerca, io alla fine scrissi un review paper che, con mio grande orgoglio, in quel campo è ancora un punto di riferimento, è stato citatissimo, cioè, ed è un punto di riferimento. Ecco, credo che ciascuno di noi debba puntare a questo: alla fine del dottorato deve essere il punto di riferimento in quel campo. E puntate sempre in alto e non vi accontentate, questo mi raccomando, anche perché, diciamo, la ricerca in Italia punta su di voi, punta sui dottorandi e le dottorande. Avremo tantissime opportunità. Penso che dobbiamo, nonostante il periodo complesso, e voi studiate storia contemporanea, quindi chi meglio di voi può comprendere cosa sta succedendo, nonostante il periodo complesso dobbiamo assolutamente pensare positivo. Io credo che ci sono tante opportunità per voi nel prossimo futuro e dobbiamo sfruttarle tutti. Auguri. Veramente rapidissimamente per ringraziare il rettore di queste parole con le quali, diciamo, penso che tutti noi possiamo concordare, tutti noi che abbiamo fatto l'esperienza del dottorato e che ce la ricordiamo come uno dei periodi più fulgidi e belli della nostra vita, almeno per me lo fu, credo anche per Pinella e io peraltro abbiamo fatto il dottorato insieme nello stesso posto, nello stesso anno.
e quindi ci conosciamo da un tempo ormai immemorabile. No, voglio ringraziare anche il direttore non soltanto per le sue parole, ma per l'ospitalità. Ho già ringraziato il direttore del Dipartimento, ma insomma l'ospitalità in questa bellissima università, in questa bellissima città, piena di cultura e di cose meravigliose che ci stanno attorno, quindi anche molto piacevole ritornare in presenza in un posto bello, in un posto bello e in un posto accogliente, una cosa fondamentale, diciamo, per poter continuare le conversazioni oltre il luogo in cui si svolgono. No? Io spero che da questa cosa ne venga fuori il fatto che anche questi 12 dottorandi che sono qui e che hanno conosciuto alcuni di noi manterranno quei rapporti tra di loro, continueranno a sentirsi, diciamo, nel tempo, a mantenere relazioni, a scambiarsi idee, a scambiarsi progetti. Quindi questo è il compito anche di una società come la SISPO. Grazie. So good morning again. Thank you for having me. It's a pleasure to be here. Sorry for not speaking Italian. So I'll be speaking English, but I hope you will enjoy the presentation nonetheless. And today I would like to give you a brief overview of my doctoral research project that I'm developing at the University of Bologna and the Paris City University under the title No Longer a Bank, the World Bank as an Intellectual Actor in Historical Perspective. So what I'm going to do is just I will briefly introduce you to the research puzzle that I'm trying to explore in my research. Then I will say a few words about the theoretical framework, the methodology, and the data I'm using. I will say a few words about the expected contributions that I see of my research, and I will finish by saying a little bit about the current state of the work and the tentative structure of the thesis, so you know more or less how the research is structured and what I'm doing. So the World Bank, besides being one of the cornerstone institutions of global governance and one of the most important international financial institutions in the world, is also a distinguished intellectual actor with research capacities and research budget that easily outreach those of other international organizations or universities or research centers working on development topics, especially development economics. The scholars who noted this intellectual role of the bank describe it as an arbiter of development knowledge or the research powerhouse of the development world. And actually the transformation of the World Bank into a knowledge agency can be seen as a part of a broader global trend of many other international organizations perceiving and presenting themselves as knowledge agencies and actually promoting knowledge that they produce, meaning their research reports, working papers, books, data, statistics, how they analyze whatever they analyze in terms of their mandate, as one of the main contributions to global politics. So this leads to an interesting research puzzle, which is how these global international organizations actually function as knowledge actors, meaning how they construct their knowledge, how the knowledge that they construct in their research departments actually shape or changes the operations of these institutions, and how it contributes to broader intellectual discourse that is being developed mainly in academia or research centers around the world. And I'm trying to answer these questions focusing on the development of the World Bank as an intellectual actor since the mid-1960s, when the research department was re-established at the institution, to the late 2021, when a controversy erupted about one of its most read, most disseminated reports called Doing Business. I will say a few words about it later. And I'm following the development on two intertwined levels. The first one is the inner dynamic at the institution, so the institutional development within the World Bank, meaning what was the position of the research department in the institutional structure of the bank, how it changed, the World Bank reorganized the research department and itself more generally several times. So I'm interested in tracing this institutional development. And the second level is the relation of the knowledge being produced at the World Bank to the broader world of ideas, meaning to the work that's being done at universities, think tanks, research centers, etc. An important aspect of my research is the methodological, the theoretical approach that I'm trying to adopt, which basically tries to open the black box of World Bank and see the institution as a complex entity with multiple approaches, units, interests. So in other words, a complex entity which is not always inherently consistent.
And there is an ongoing dynamic between different departments, different managers, researchers, states representatives. Actually, the World Bank is a very complex institution, so I'm trying to unravel this endogenous dynamic. I'm relying on something which is called constructivist framework, constructivist approach to the study of international organizations, which is a theoretical framework which brings insights from organizational sociology and emphasizes the role of bureaucratic culture, the inner norms, the patterns of interactions for analysis of the behavior and change of these organizations. However, I find the constructivist approach a rather structural, over structural, and very schematic when it comes to how it views the behavior of the staff of these international organizations. So I'm trying to inject the framework with a more dynamic staff agency and basically follow how actually the people working at the institution shape and change what is going on at the World Bank. And basically trying to say that they are kind of in charge. Furthermore, I'm trying to analyze the institution not only as the institution, but I'm trying to broaden the analytical perspective to account for broader organizational environment, or what I call ecosystem, which comprises, for instance, universities, NGOs, political actors, etc. And I'm actually trying to show how the interaction of the World Bank insiders with specific actors in this organizational ecosystem enables certain actors to perform a role that would otherwise be unacceptable or not possible. So for instance, with the researchers in the mid-1960s, I'm basically arguing that one of the reasons why they managed to reconstruct the research department at the World Bank was because they intentionally went to universities and tried to promote the World Bank as an intellectual actor, first in academia. And once they get the reputation among academics, it helped them to get the power inside the institution and the resources inside the institution. And finally, I'm also relying on the reputational scholarship, which is a scholarship coming from the public administration field. And I'm basically trying to see how we can use the insight of reputation analysis, organizational reputation in our understandings of intellectual. But I can go over into more details later. In terms of data, I rely on the World Bank archival documents as they relate to the research department and different reorganization of the World Bank, plus its primary documents about its knowledge productions. So the World Bank did several internal evaluations of the research function and the research departments. And there are reports that the World Bank produced about what is the strategy, what should be the role and function of the research, how the bank should function as a knowledge bank, etc. The second source of data are the archival collections of selected World Bank officials. So there is, for instance, the collection of Robert McNamara, who was the president of the World Bank at the Library of Congress. There is the collection of Hollis Chenery at the Harvard University. George Woods, who was the president as well, is a collection at Columbia. And there are several others, mainly based in the United States. I also rely on transcripts from the World Bank Oral History Project, which is the project run by the World Bank, which comprises a massive amount of interviews with the World Bank officials. It started in 1960 and continues to these days. So it's like basically oral history or oral interviews with current and former World Bank officials. I also rely a bit in specific topics on documents from the United Nations or the World Trade Organizations, as they are connected with what the researchers and economists were doing at the World Bank. And besides these archival documents, I also conduct my own semi-structured interviews with the World Bank officials, but also people who study the World Bank, experts who engage with its knowledge production, with its research products, etc. So here, just so you have an idea how the documents look like, analyzing, so you can see that it's like, I don't know, see actually. So I'm using like the office memoranda, letters, research reports, there's the internal research evaluation done by Amos Dieter in 2006, and this is how the transcript of the oral history project looks like. Okay, so when it comes to the expected contributions of my research,
basically I'm trying to think of my thesis as a book, and I'd like to write a sort of intellectual biography of the World Bank by providing a detailed examination of the World Bank's knowledge production. So when it comes to the institutional development, as I said at the beginning, I think of it as a sort of institutional history of the World Bank, which is a little subfield, if you will, in the study of international organizations. The second main contribution should be to our understanding of how the World Bank's knowledge managed or failed to manage to enter the broader development discourse. So the work should be part of the history of economic thought as it was developed and is being developed at the World Bank, and most specifically as the history of development economics, because there is this interesting dynamic when it comes to the World Bank. So when the development economics as a subgroup of economics was established, the World Bank was basically not involved in it at all. And then in the mid-60s, it underwent a massive transformation and became one of the leaders actually in development economics for a brief period of time, until the discipline kind of lost its momentum in the early 80s. And another thing that I would like to contribute to is the subfield, if you will, of the history of the role of economists and economic analysis or economic expertise in international organizations or more generally in public policy, which is a field opened up by Bob Coates in the late 80s and early 90s. And recently there has been a book published by Elizabeth Bob Berman about the role of economists in the US public policy. So I would like to also contribute to this discussion. And then there is some other contribution, which is not maybe as important for historians, for international relations scholars. And finally, when it comes to the current state of the work and the tentative structure of the thesis, so of course I start with a theoretical chapter where I try to elaborate the theoretical framework I sketched a few minutes ago. There is a paper that I'm writing right now about basically bringing the insights from the public administration field to the international organization scholarship, which when it comes to the concept of reputational dynamics. And then I follow with six empirical chapters. The first one is called The Economist Takeover at the World Bank, and it discusses exactly the big transformation that happened at the bank in the mid-1960s. Part of it is going to be published actually next year in a special issue of Swiss Journal of Sociology, and discusses how the department was built up and which strategies and mechanisms the staff of the World Bank used to promote the role of economists at the bank. And there's another paper I'm finishing at the moment, which discusses something which was called the Supplementary Finance Scheme, which was a very innovative proposal that basically was a sort of structural adjustment, but prepared 15 years before it actually took place in the IMF and the World Bank, and eventually failed. So it's also going to be a part of the chapter. And then there are five more chapters. I can go more into details in discussion if you will, but basically the first chapter that you see is going to be about the 70s and about the establishment of the research complex under McNamara at the bank, with Hollis Chenery in charge, Boris Sweeten and Mahmoud Ulbach, and the development of, it's like the peak of the World Bank research. Then the chapter that's called Purge and Revolution is about Hank Kruger coming to the bank and reorganizing the research of the bank, and how researchers started pursuing defending something which was called structural adjustment of Washington consensus. It's not the same, but I think then it's like this. There is a chapter that will discuss the attempt of Joseph Stiglitz and Jim Wolfensohn's to rebrand the World Bank as the so-called Knowledge Bank. This is the time when the bank actually invested a lot of money and a lot of resources into building so-called knowledge communities and disseminating its research centers, researchers throughout the world. And then there are two more chapters, basically, as I said, going through the late 2021. I don't know if you follow the development of the World Bank, but we had a lot of controversy at the World Bank 2 or 3 years ago. Basically, we had three chief economists who resigned in the span of 2 years. We had the World Bank president who actually resigned in 2019, allowing the Trump administration to select the current president. And as I said, last year there was a big controversy about the Doing Business report when it came out after external evaluation that the World Bank researchers were meddling with data in order to help politically to some countries in order to get
acknowledgments for the IDA, International Development Agency. So it's actually nice that the controversy erupted a few months ago, which I think updated and made my work relevant for the current discussion at the World Bank, what to do with this research department and if to continue with it or not. Okay, that's it for the moment. If you're happy to answer questions. Many thanks. Si passa mai Giuliano Garavini. Allora io innanzitutto per un minuto per ringraziare la Cisco per aver organizzato questo appuntamento e anche il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Catania per averci ospitato. Le parole del rettore sono state importanti, danno una leggerissima pressione sui dottorati e diciamo spronandoli a fare il lavoro definitivo sul loro tema, anche se penso che siano in realtà una parola importante, perché è vero che è il momento in cui avere coraggio di dire anche delle cose che sembrano superiori alle proprie possibilità. Dette queste parole in italiano, sono capito bene, passerò all'inglese, se no sarà un discasso, perché non sarà capito da relatore, e quindi il resto della relazione di quello che dirò sarà in inglese. First of all, you know, thanks for your presentation. It's obviously on an important topic. The World Bank is, you know, this could be one of the first questions, one of the most important Western institutions in the world. It's part of the so-called Washington Consensus. Often people think that the Washington Consensus refers to the United States. Obviously, it has nothing to do, or not much to do with the United States. It refers to two institutions, and some more, the World Bank and the IMF, which are both on H Street, 100 meters away one from the other. And that's what, you know, gives what the Washington Consensus its name. And in particular, the focus is on the research department of this important organization of the global political economy. There is quite a significant part of your presentation on methodology, which I will skip because you know much more than I do. I realized I wrote basically two books on international organizations without using the keywords used, which I think are interesting: organizational sociology or bureaucratic reputation. But I think, I mean, I didn't use them because I didn't know all these methodological frameworks, but I think they might be useful. But one should also not, you know, one should not be led away from the actual historical resource. From, you know, let me focus first on your research questions. There is one research question you have, which I think speaks to historians in general. I think it's very interesting, and it's, how did the World Bank contribute intellectually to the development discourse? This is one of your key research points, research questions. And what I'll do now is just to add some other ones, not because you have to embrace them, but maybe they could be helpful for you in your future research. So my other, you know, the other research questions I would encourage you to focus on is this. First of all, was the World Bank an intellectual maker or was it a taker? Meaning, when it comes to global development and global political economy, has it actually influenced, created a political economy shift? For example, you spoke of the shift to structural adjustments, the beginning of the so-called, or parts of what we call the neoliberal regime. Was it a product of the World Bank, maybe through the action of its president, Robert McNamara, because there's been a book which you kind of mentioned, written on the presidency of the World Bank by Robert McNamara, and the historian argues that
actually McNamara was one of the key pillars of this shift to structural adjustments. Or, so is it something top down? Is it something from the president of the bank, or is there some kind of bottom up, which also comes from its research department? Then I would also encourage you to engage with the question of power, because maybe a good comparison could be the World Bank and international institutions that deal with economic issues and the OECD, which is an international institution of the West, which deals with economic issues. But the World Bank has money, which it can spend to influence countries, governments, research organizations, and the OECD is basically powerless when it comes to giving money. How important is this, the financial leverage of the World Bank when compared to other international organizations that have no such financial leverage? I think the third question, which you mentioned, you could probably engage with it even more, is, you know, globally, who leads research? Who decides what research in economics, in sociology, is cool and what is out? What research needs to be financed and what research should not be financed? And this, and here I think the perspective of the relationship between universities and the World Bank is important. Is it the universities and their economics department or the sociology departments that manage to influence in a way the key intellectual position of the World Bank, or is it actually the other way around? It's the World Bank that, by providing jobs that sometimes are even more well paid than university departments, that can change the way research on certain economic and development topics work. And the other key research question I mentioned at the beginning is the West. Is the World Bank an institution of the West, or is it not an institution of the West? And if not, when does that change materialize? When does it actually become a multilateral institution? This leads me to my second, in a way, encouragement for your research, and also to sources. I discovered myself that a good way to tell a story is by telling the story of the people that are against the institution, right? So if you want to write the history of the World Bank, you have to write the history of its key opponents. So what are its key opponents? I think in the 1950s and 60s is the so-called dependency theory. The Economic Commission for Latin America, which you know, has this keyword trade not aid. So they argue we shouldn't care about aid, because what really we should care about is the strange structural mechanism of world trade, so that we don't need any more international aid. I think they are strongly critical of the World Bank, and if you look through their documents, you would also find a way of people that tell the story of the World Bank in a different way. That could be helpful. In the 1970s, who are the critics of the World Bank? Weirdly enough, it's the neoliberals. You should look at the paper of the Heritage Foundation, the Cato Institute. The neoliberals hate the World Bank because it's an international institution that, in a way, according to them, provides money to governments that shouldn't have that kind of money. And by reading their papers, you will also understand what they think about the research department of the World Bank. In the 1990s, you said it yourself, the critics of the World Bank is the No Global Movement. Weirdly enough, a key figure of the research of the World Bank, you mentioned Joe Stiglitz, is one of the saints of the No Global Movement. But if you go through the documents that were produced by some of these organizations of the No Global Movement, you might find hints of what they think about research that is being conducted by the World Bank. And something you didn't mention that I care a lot about, actually,
in the last period of the World Bank is all the debate on natural capital, which links in a way what the World Bank does with the debate on environment. The World Bank has theorized the idea of natural capital, and the idea of natural capital is that the only thing you can do with natural resources is to extract them as quickly as possible and to convert them into something more productive, education and so on and so forth. But this is kind of a recipe for Armageddon. We know that if we extract fossil fuels as quickly as possible, we will end up with 60, 70 degrees in Catania, which won't be a happy place to live in. So I would encourage you in a way to deal with, you know, with the debate on environmental issues in the World Bank that emerges in the 2000s until this day. Finally, in terms of what kind of, how to, so my effort would be to encourage you to, you have to be good in understanding what happens in the World Bank, but to place your research in the wider framework of historiography so that nobody will look at you as a World Bank expert, but somebody that is trying to say something meaningful on a general topic. I think a way to do so would be to interact more with all the literature on financialization since the 1980s. People like Jerome Roos at London School of Economics, but also, and here let me speak in a rather patriotic way in terms of Italians, there's some very good Italian historians, Lucio Basosi, Massimiliano Trentin is actually at the university, Trentin, Mauro Campos is at Florence, who are, I mean, it's 5 or 6 years that they're working on the Washington Consensus. From my, international history of international relations, global political economy, and so on and so forth. Since the 1980s, it's so important as a shift in paradigm in a way for the World Bank. Engage with that literature, and I think that would help strengthen your argument. And let me just go to the final point, which I've been given the 3 minutes warning, which means I have to stop. I think that basically what you're trying to do is to embed two different kinds of historiography. So one is on intellectual history. So let's say global intellectual history. And at the same time, to place global intellectual history in something meaningful and practical, which is the World Bank. Because often global intellectual history doesn't address the question of power, and you address that question through the World Bank. So you have to search in historiography who did that. I think some of the most recent work that did that, one weirdly is not an international institution, but is something similar. There's a history of the Economist. The Economist is the Bible of liberalism in the world. And the history of The Economist is a way to embed intellectual history, the evolution of economic liberalism, with something powerful, which is The Economist, because it can change the way people do things, the way governments do their policies, and so on and so forth. So you should read it if you haven't and understand how he operates, because that could be helpful. Another work that is on a similar level is Margherita Fajardo. She just published a book on dependency, on the Economic Commission for Latin America. So she does a bit the same thing. She tries to understand how this dependency theory or structuralism emerged and how that affected an international institution, the International Commission for Latin America, and how that institution then managed to affect government policies and so on and so forth. In a way, what you're trying to do, what you're hinting at, goes in that direction. It could be very important. It could be something that is sold to important editors. So the more you convey the sense of what you're doing is actually important and embedded in a larger discourse,
the better this is for you and the future of your research. Thank you very much. For this presentation, and just want to go back to some of the issues that Giuliano raised in his intervention. I think this research, as possibly all the research we've been listening to and discussing here, have kind of three questions that have to essentially address. So the who, the where, the when. So in this case, I guess the who is working within this research office, and not only the top economists or sociologists, but also the people who are kind of digging data, going around collecting interviews and data constituted in some way the core of this. And then I guess also the Department of Publications, because I guess there is a lot of materials which remain unpublished, basically, and there is some material that is published, you know, and reports, I guess there is a journal, kind of newsletter bulletin of the World Bank. But there is certainly a lot of stuff that stays in the archives and not sees the light, basically. So first of all, this, and so I was wondering, you mentioned that there is a kind of takeover of economists, but I guess there are also sociologists, also political scientists. I don't know whether, and this is really a general question, is there also a place for historians within this office? Are historians somehow relevant? I guess not, but who knows? So, and then it was the word. The second question was the word. This word, Lena mentioned the issue of the institution moving from being a Western institution. Actually, not only Western, because when it was created, it was created also for the reconstruction of Japan. So it was not only Europe at the center. There was also Japan, which is not Western. I mean, which is not West. Yeah, but I guess Japan has a kind of more complicated relationship with the West. And we don't have to, sometimes I think we have a problem with the West. We see too much West also where there is no West, or because we kind of pretend that we are still important and we're always important and sometimes we're not. But anyway, this is a kind of side consideration. I guess you can have a sort of map, and map the way in which this office, this research office, looks at different area of the world. So making maps can possibly show the development of changing interest also. And then the when, because you mentioned that you're working on a pretty large period, 60s and up to nowadays. So I was really wondering which caesuras, which change are, if you have, I don't know if you are in your second, so if you have already kind of periodization, can you present us chronology of the change in the world? For your paper, great topic.
it's really interesting. So the kind of particles that are not easy to address, okay, you decided to do that. I only have a comment. One is kind of like the direction that Professor Gravini said. It's actually interesting to see like the relationship of this institution we got at the UCD. Like I said, in mind, it by the PS Lancer on the like the challenge of growth or something like that from a few years ago. And he also wrote like something else, like a kind of like a message together with Mr. Lancer there on the not sorry, from the. And so just there is a literature that it might be interesting to have pretty much a story. So that's also like and yeah, also related to that, like once you look for example on the something you plan to do, kind of people that like joined this institution or like whether there was a circulation in that institution IMF or the treasury itself or whatever. So it would be interesting to see what was the relationship with these people personally, regardless of their institution, these values. Yeah, you know, like regardless of the world value, these other institutions, like the IMF or the mechanisms. And finally, about the methodology, you mentioned a lot of knowledge. I just came through like years ago, I was like doing something called with this history of knowledge. I think so far it's pretty much into the German area. I mean, they write in English, but it's like German, it's kind of a branch of the history of science. And they just generalize a bit the history of science and just basically say, okay, knowledge, it's not only the context, also the way you transmit knowledge. So, from like the computer support, so to early modern history, like press, or like books, to like the social context within knowledge. Which knowledge happens. And I don't know, I think, like, since you mentioned this so often, I mean, that's kind of open, like, again, in the German area, they got a project there. And I think there is a chair in Zurich, and there is a chair or something like that in the Max Planck, I think, in Berlin itself, or like some other one of those, like, in the humanities. So I think it might be interesting for your project. I think you do something still different. But you know, like if you want to say hi to this group of people, they might be interested in what you're writing. But yeah, thank you very much today. Hello, and thank you. I have been an observer of the World Bank from the outside for my own research. And my impression was always that some kind of a leading organism where the head is not fully connected to things. So the leaders do a lot of different things. The head is not really fully aware of what they're doing, research especially. But then the head pick and choose what fits the agenda of the leadership in the moment. And that has a disproportionate effect on the popularization of their knowledge and of that specific agenda. So saying that you know, the World Bank is promoting the agenda, it's actually the leadership of the World Bank. Promoting certain agenda based on specific people who are working for that, even though maybe 50% of the other research points to blocks. I would like to have your opinion on that. Second, is something that always has somehow puzzled me is the role of national governments in the production of knowledge within the World Bank, and especially in recent years. Development of the animalist control trials and development of economics that cost money require partnership with the national government or local government in many ways. I found and observed that very close border in the state partnering with the World Bank asking for an evaluation of a certain policy that they really wanted to implement at scale. And so they somehow commissioned this work to the World Bank, made every possible effort to make it work in order to speed it up, which they did because the World Bank, not surprisingly, found that it worked really well. Then when they scaled it up, it worked really bad because they couldn't make sure they did something. So, again, suggesting to maybe look at the role of the national government in this kind of bottom up knowledge production. Thank you for the presentation. The first is which is the difference between reputation and legitimacy in your
because in the translational history, the concept of legitimacy is the central, and completely also refers to a problem of power, where maybe reputation is towards an epistemic community of experts and so on, economists in this case. So I think that's the first question. The second you're talking about one point which is very interesting is the fact that you consider changes as driven from the inside in many cases. But I think I wonder about the competition between not only network analysis in the IMF and the World Bank, just the competition between the two. So is there a division of labor, maybe complementary, maybe a conflict? I happen to meet the video of Paolo Leron once, who was senior economist at the World Bank, and she's kind of obsessed, even her, with the IMF as their natural enemy. So when they decided also where to allocate resources for research that you do so on, or choose an approach, okay, because it changes from the inside, is there also this kind of issue? Thank you everyone for the questions and observations. I will need a few hours to answer everything, but they were all very, very up point. I can start with the last one. So the difference between reputation and legitimacy, there is a theoretical debate which tries to show the differences on what we call theoretical level of concepts. But an easy way out of the question for me is to point to the competition aspect that you mentioned. So you have other multilateral development banks next to the World Bank, right? And they are all legitimate actors in the global sphere. The question is, where do you go to ask for money? And then, I mean, this can be the moment when reputation makes a difference, right? If you know where I'm pointing. More on the point, we can talk later about it, the differences, because it's very theoretical and maybe not that interesting. When it comes to the competition between the IMF and the World Bank, there is some, but not a lot, I would say, because their mandate is actually different. Like the World Bank is doing long-term investment, development investment, whereas the IMF is more in the short-term balance of payments. There is an overlap, and especially in the 80s, they worked a lot together for a long time, and there is like this interesting dynamic between these two organizations. It changes also through times. So it's true that like in different periods, they didn't like each other much. I think there is like a sort of tension between them, but not necessarily because they would compete over the same mandate. I think there is a different competition for the World Bank, which comes, and I think it's a way how to connect to the question or the comment by Professor Tehavini, with the non-Western multilateral lending institutions, like the New Development Bank, established by the BRICS Group, 2016 or 2014, and the Asian Infrastructure Investment Bank, which is a China-led multilateral investment body. And I think there is interesting competition between them, financial, but also in terms of the knowledge. And this is where the Western World Bank comes in. So basically, the first thing when the New Development Bank and the AIIB were established was the World Bank signed memoranda with them, which were basically focused on, okay, we want to collaborate on the knowledge production with you. Like financially, they were not successful in creating the collaboration because they get money from other states. And of course, the World Bank at that time was financially much more powerful, so it was not probably interested in having financial collaborations with these institutions, but they wanted the researchers and the people who do reports and research on Asia, whatever, to get in touch with the research departments at these institutions. So there is this attempt to get in touch with them. Then a lot of the questions or points, I think will come later in the research, because I should have probably said it already. At the beginning of my presentation, I'm still working mainly on the seven piece. So the financialization aspect of development and the environmental issues, they come much later at the bank.
for actually the reasons that happened in the 70s. But yeah, for sure, financialization will be an important part of the story. But as you said, it comes in the 80s. When it comes to whether the World Bank is a maker or a taker, and the question of, you mentioned the structural adjustment loans, it's actually an interesting story, because structural adjustment was established at the IMF as an idea of basically lending money short-term for policy changes in governments. But the IMF was never financially as strong as the World Bank. So then they basically, in the cooperation with the US Treasury, decided that the World Bank would be the place how to promote this program more forcefully. And interestingly, the World Bank, it didn't come from the researchers at all, from the economists. It came from the operational people, from bankers. It's basically people doing projects like Ernest Stern or Paul Stritten. And the McNamara figure is very important there, because actually McNamara refused to enter structural adjustment loans in the early 70s, because he said that the World Bank is not a place where we should advance payment investments. Yet in the 79, he was the one who basically pushed it through the board of governors. And this is again connected to the question of the role of national governments. The national governments didn't want the bank to be involved in the balance of payment investments. They were afraid of what doors might open. So the McNamara actually kind of pushed it through, with some strength. But actually the structural adjustment in the 79 was very different than what happened with it later in the 80s, when Ang Kruger came and there was the next president after McNamara, whose name I now forgot, that really make it into a big thing. When it comes to the question of power, of course there is this famous quote by Gavin and Roderick in the 1995 article. They say something like that: when the World Bank holds up to an idea, its financial clout ensures that the idea will be listened to. So it's true that the financial aspect of the World Bank, and the fact that they have regional offices and very close collaborations with like 150 countries around the world, they have direct access to the governments. And when you talk with the World Bank researchers and you ask them what is the main difference between you working at the World Bank doing research and professor at the university, they say, well, the difference is that we can go to the government and basically ask for confidential data and ask for data that the universities will have troubles to get. And we can actually construct our research so it's very relevant for the policymakers of the country. So we can make it very operational if the country wants to. Then the question, of course, is if they are willing to follow the research or not. I think there is a different power dynamic that we mentioned, and I think it's more interesting than the financial dynamic as it influences the ideas, and that is the dynamic between the operational side of the World Bank and the research department of the World Bank. So the researchers struggle since the 70s to basically influence the operations of the World Bank. So you can read research products from the World Bank environmentalists or sociologists. There are sociologists and environmentalists. It's again interesting because they are based largely in different administrative units. So they are not part of the center research group, but they are kind of like sidelined in the institution. And the World Bank management uses them, I would say, strategically when it's used for them. But Michael Cernera was a famous sociologist at the World Bank. He actually won several anthropological prizes for his work. But I wanted to say that quite often the research of the World Bank says one thing, but then how the World Bank functions in terms of its projects and investments doesn't really take much into account that. So I think this is the power struggle. And okay, since I don't have a lot of time, I'm happy to engage in discussion with you later. Sorry. Many thanks. Torniamo all'italiano con l'ultima presentazione e discussione di oggi, con Vanessa Corrado dell'Università di Pisa e Diego Maiorano dell'Università L'Orientale come discussant. Ci siamo appena perso. Sì. Allora, è già stato caricato? No.
Quindi avverto una certamente che avverto. Anche perché sono nella fase critica del pre-pranzo. Allora, però qui abbiamo un problema perché non c'è abbastanza spazio per inserire il PowerPoint. Me lo mandi via mail, se no. No, dovrei staccare questo cavo che credo sia il proiettore, vorrei evitare. Staccate il mouse. No. Però aspetta, risolto. Allora, arrivo subito. Facciati. Non è questo. PowerPoint, sì. Sì. Eccoci qua, prego, un quarto d'ora. Ok, buongiorno a tutti, io mi accodo ai ringraziamenti che sono stati fatti finora alla Cisco e anche all'organizzazione del comitato scientifico di quest'anno e a tutta la logistica che ci ha permesso di essere qui. Io dal canto mio, perché è nuovo, quindi l'ho preso lì. Io dal canto mio sono molto contenta di essere qui per poter condividere la mia ricerca con voi. È una ricerca che ha indagato la partecipazione di base all'interno di un movimento rivoluzionario indiano, il movimento Naxalbari, che ha avuto luogo nello stato federato del West Bengal in India tra gli anni 60 e gli anni 70. Io in particolare mi sono occupata della dimensione partecipativa nella città di Calcutta, che è stato un teatro importante. Dunque, all'inizio vi darò alcuni elementi chiave, purtroppo molto velocemente, sulle caratteristiche principali di questo movimento, poi vi parlerò un po' di chi ha parlato finora e che cosa si è detto, insomma, del movimento. Poi vi dirò quali sono stati gli obiettivi della mia ricerca e la metodologia, le fonti e alcune riflessioni conclusive da condividere con voi. Allora, innanzitutto, per darvi anche un'idea geografica per cos'è Naxalbari? Naxalbari è una contea amministrativa rurale che si trova al nord del West Bengal, nel distretto del Darjeeling, famoso per il tè. E qui il 25 maggio del 67, nel villaggio di Bengai Jot, 9 donne e 2 bambini, in uno scontro tra contadini e polizia, rimangono uccisi. E questi saranno i famosi martiri di Naxalbari. Ma questo evento, in realtà, è soltanto, diciamo, la punta dell'iceberg di una serie di movimenti e rivendicazioni contadine che in quelle zone non solo stavano accadendo, in cui erano partecipi anche gli attivisti del Partito Comunista. E infatti questo evento ha molta risonanza proprio perché continuano ad accadere queste cose, nonostante da 3 mesi erano saliti per la prima volta al governo nello stato del West Bengal i comunisti, e questo aumenta ancora di più la frizione, diciamo, lo scontro che diciamo, era portato avanti già da una 15 d'anni all'interno del Partito Comunista tra l'ala più rivoluzionaria e l'ala parlamentare. Infatti la matrice ideologica di questo movimento è il marxismo-leninismo, il pensiero di Mao Zedong. Questo movimento è abbastanza eterogeneo a livello di componenti, di attori politici, anche perché lo ritroviamo, poi si estende a una sua dimensione urbana, non soltanto a Naxalbari e non soltanto in quella zona lì, ma anche in altre zone poi dell'India, e la risposta da parte dello Stato fu sin da subito sistematicamente repressiva e cruenta, soprattutto nel biennio 70-72. Cosa è stato scritto, cosa è stato detto finora su questo movimento? Innanzitutto c'è stata una grandissima, sin da subito, produzione nel campo artistico, romanzi, racconti brevi, film, e poi a partire dagli anni 80 questo, un grandissimo numero di memoir, non soltanto di ex militanti, soprattutto vicini alla leadership, diciamo, non militanti di base, ecco. Ma anche ufficiali di polizia, che una volta andati in pensione, hanno scritto le loro memorie su questo movimento. E poi abbiamo chiaramente degli studi che però sono un po' problematici, innanzitutto perché non si presentano in forma di studi analitici e monografici, ma sono
the history of the Noxious Body Movement dall'inizio fino alla fine, raccontando cronologicamente gli eventi. E la caratteristica poi di come vengono scritti questi studi è data dal fatto che la maggior parte degli autori sono ex militanti, ancora una volta vicini comunque alla leadership, e questo ha portato uno di loro stessi, Roma Bifassamander, nel 2018 in un suo articolo a dire: sembra quasi che gli storici qui non ci siano e che ci siamo soltanto noi a raccontare di questo movimento che sembra una storia delle nostre vite. Infatti il carattere di questi studi è abbastanza geografico, si basa molto sia sugli scritti rivoluzionari, però anche sulle memorie di ciascun autore, e infatti si soffermano molto sui dibattiti teoretici, anche le frizioni all'interno della leadership del movimento. E per quanto riguarda gli attori, soprattutto poi nel contesto di Calcutta, si sono sviluppati una serie di cliché narrativi, per cui chi ha coinvolto il movimento a Calcutta, il giovane studente rivoluzionario che abbandona, votato a ideali nichilisti e terroristi, abbandona il college per recarsi nelle campagne e declassarsi. Negli anni 2000 ci sono stati tre studi che da prospettive diverse hanno cercato di dire qualcosa di nuovo sul movimento, in particolare due sociologhe che hanno analizzato la partecipazione delle donne all'interno del movimento e lo hanno connesso anche alla dimensione del trauma, della violenza politica, e infine un terzo studio di un'antropologa che si è occupata di come del movimento Noxious Body, perché studiava come la politica fosse cambiata a Calcutta dopo l'indipendenza. Dinanzi, diciamo, a questa comunque vasta, interessante, problematica, diciamo, produzione sul movimento, mi sono chiesta come poter contribuire con un occhio storico, un occhio critico allo studio di questo movimento, e per smontare alcuni cliché narrativi e per comprendere il movimento in modo più complesso, ho pensato di focalizzarmi sulla partecipazione, un nodo ancora non abbastanza sciolto, e in particolare di studiare la militanza di base, quindi spostarmi anche dal contesto studentesco e del ceto medio, che sembrano essere gli unici attori predominanti. E quindi di comprendere come questa politica abbia impattato altri contesti militanti, come per esempio gli operai nelle fabbriche, ma anche la politica di strada, come si è imposto questa politica in attori particolari. E questo perché mi sono anche domandata quali fossero le strutture, le relazioni, il network che ha permesso a questa politica di mobilitare e di alimentare la partecipazione. Le mie prospettive di indagine sono state caratterizzate da innanzitutto cercare di guardare alla partecipazione come un'esperienza della politica, comprendere quali sensibilità nutrite da quali contesti hanno portato a questa politica a prendere piede almeno per alcuni anni, e poi a comprendere il movimento, questo movimento rivoluzionario, come un processo politico che può comprendere al suo interno delle contraddittorietà, così come anche delle figure e degli attori politici che possono essere controversi e contraddittori, e focalizzarmi anche come prospettiva di indagine sulle forme della politica, quindi cercare di comprendere come nella pratica anche quotidiana questo movimento fosse messo in pratica. Le fonti che ho utilizzato sono state memoir, biografie, fonti orali condotte secondo il metodo dell'intervista libera, fonti che ho raccolto in lingua inglese e bengali, oltre che scritti rivoluzionari e magazine coevi. La preziosità di queste fonti, principalmente basate sul racconto autobiografico nelle sue diverse forme, sta nel fatto che permette di avere un insight sul vissuto della politica, però come anche altri autori che hanno utilizzato queste fonti per lo studio della storia, è anche un modo per indagare il contesto storico partendo da un'altra prospettiva, e questo perché possono emergere dei contenuti che altrimenti sarebbero difficili da andare a,
appunto a, a ritrovare, ma come sappiamo il racconto del sé in qualsiasi forma esso venga, diciamo, presentato, il memoir, la biografia, l'intervista orale, è tutt'altro che innocente. E quindi nella mia analisi ho fatto anche un'analisi della narrativa, perché chiaramente il memoir viene costruito in un determinato modo, la biografia che è raccontata da altri in un altro, e la fonte orale che io stesso ho contribuito a creare ha altri filtri che devono essere di cui si deve tenere in considerazione. Questo è per farvi anche, per darvi anche l'idea di cosa intendo quando parlo di biografie. Questo è, sulla sinistra c'è la copertina del primo volume, sono due volumetti pubblicati nel 96 e nel 97 a Calcutta in copie limitate da essere distribuiti principalmente agli interessati, che sono stati il frutto di un lavoro di un comitato di ricerca, di un comitato in memoria dei martiri del movimento, che ha condotto una ricerca porta a porta nei quartieri di Calcutta per ritrovare le storie di attivisti morti durante il movimento, e raccogliendo 120 storie, molto brevi, come potete vedere, con i dati anagrafici e alcune foto in alcuni casi, raccolte attraverso le parole di parenti, amici, ex compagni, e questo, diciamo, è stato molto importante, perché di queste 120 biografie quasi 54 sono relative a militanti, anche analfabeti o appartenenti a tutto quel mondo dell'informalità che popolano le strade di Calcutta, quindi venditori ambulanti, tiratori di liscio, eccetera. Alcune, diciamo, conclusioni da condividere con voi, alcune riflessioni. Questo lavoro mi ha dato la possibilità di fare alcune riflessioni sul caso specifico del movimento Nokshal Bari, ma anche di fare delle riflessioni un po' più ampie. E innanzitutto è emerso un quadro della partecipazione politica a Calcutta che è molto più complesso e molto più vasto di quello dello giovane studente rivoluzionario appartenente al ceto medio, ma anche una figura, ma anche, diciamo, complesso, perché le altre figure che ne sono emerse sono tutt'altro che rispondenti all'idea di PR, di Professional Revolutionary, come viene chiamato, ma ci sono degli attori controversi. In questo è stato molto importante il quartiere piuttosto che il college, o meglio il college in collegamento con il quartiere, questo riconfermando lo studio dell'antropologa, che però si soffermava sulla militanza del ceto medio. Io ho potuto rilevare l'importanza del quartiere anche all'interno dei militanti di base, quindi tiratori di liscio, venditori ambulanti che popolano la strada di Calcutta. E mi ha dato il modo di riflettere anche sul fatto che la politica, al di là, diciamo, di tutte le emozioni e passioni coinvolte, dell'impianto ideologico del movimento che è stato comunque fondamentale per determinarne l'organizzazione, la politica è fatta di strutture, di pratiche, di relazioni che sono anche preesistenti al movimento rivoluzionario in questo caso, e su cui il movimento rivoluzionario è andato poi in un certo senso a incrostarsi, ad appoggiarsi, quindi strutture clientelari, forme della politica che già esistevano e che hanno fornito un canale di politicizzazione quando il movimento Nokshal Bari è poi arrivato. E chiaramente questo network poi ha assunto, si è legato al valore simbolico della politica di Nokshal Bari, che era una politica per la liberazione, per la libertà dall'oppressore e per la giustizia sociale. E infine questo studio mi ha dato modo di riflettere sulla questione della partecipazione, o comunque della politica, cioè di riflettere su alcune cose che riguardano i framework concettuali che noi utilizziamo quando andiamo a studiare la partecipazione o la politica all'interno di contesti, tra virgolette, meno istituzionalmente politicizzati o tra attori meno politicizzati, e poi a riprendere ancora una volta il discorso, la relazione importante tra la ricerca della verità storica e la memoria. E questo perché sono dovuta confrontare con studi che si sono basati molto sulla memoria, in cui la memoria è stata molto importante, sia perché io stessa ho utilizzato fonti che si basano sulla memoria.
Io mi fermerei qua. Grazie. Perfetta. Grazie. Passo subito il microfono alla Cisco, all'Università di Catania. Grazie per essere qui per discutere un progetto di dottorato che non è più un progetto in realtà, perché la tesi è stata consegnata, quindi una però, tesi, sotto esame, però sotto esame, quindi però il fatto che sia una tesi fatta e consegnata mi porta a mi ha posto un dilemma del che cosa faccio. Dico che dovevo aggiungere qualcosa. Doveva aggiungere qualcosa che non può in realtà fare interventi strutturali più di tanto, ma ho pensato di uscire da questo dilemma dicendo che quello che sto per raccontare può essere usato per la trasformazione della tesi in un libro. E prima però vorrei dire due parole sull'importanza dell'argomento che secondo me hai un po' sottovalutato. Cioè il movimento maoista a un certo punto ha occupato un terzo del paese. Cioè, un terzo del paese era occupato da truppe di maoisti che non facevano entrare rappresentanti dello Stato, la polizia, sono stati responsabili da centinaia di attentati con centinaia di morti, soprattutto tra le forze di polizia. Il primo ministro lo definì la più grave minaccia alla sicurezza del paese, è considerato che l'India ha la Cina, con la quale ha un conflitto aperto, il Pakistan, che è una potenza antinucleare, il Kashmir, che è sotto una ribellione dall'89, vuol dire che era effettivamente una cosa piuttosto seria. Quindi è un argomento molto importante, poco studiato, e studiato, come diceva Vanessa, da simpatizzanti, nella maggior parte dei casi, oppure appunto ex militanti, cioè, insomma, ma non ripeto quello che ha detto lei meglio di quanto possa fare io. E ancora oggi ci sono aree inaccessibili allo Stato. Nel picco, diciamo, della ribellione maoista fu nel 2006, negli anni a venire, poi ci fu un crackdown molto violento da parte dello Stato. Oggi ci sono poche aree, per la maggior parte forestali, molto difficili da accedere. Ma se qualche rappresentante dello Stato ci deve accedere, paga tangenti o ci va, e ci va in elicottero, perché sennò non riesce a passare tutti i checkpoint, insomma una cosa piuttosto seria. In ogni caso, i miei consigli sono racchiusi su quattro punti, uno legato alla struttura, uno legato a materiale empirico, uno alla metodologia e uno, diciamo, un consiglio stilistico. Partiamo dalla struttura. Il mio consiglio principale è quello, nella appunto trasformazione della tesi in un libro, di allargare un po' lo sguardo. E naturalmente tutti quando facciamo una ricerca andiamo a guardare una cosa spesso molto specifica, che però appunto ha rilevanza sia per l'India e sia per in generale i gruppi armati, diciamo. Quindi c'è tutta una letteratura con la quale puoi dialogare, magari in un'introduzione o nelle conclusioni. Che cosa dice la storia del movimento Naxalbari di Calcutta per i movimenti violenti in India o in altre parti del mondo? E questo è anche un modo per chiederti perché il movimento Naxalbari è nato lì e non da un'altra parte. Questa è una cosa che io, che mi occupo di India, mi chiedo tutti i giorni: perché non scoppia la rivoluzione in India con tutta la deprivazione, le ingiustizie, l'oppressione, i molteplici fondi? Ecco, il movimento Naxalbari è un unicum, diciamo, che ha fatto della lotta di classe una lotta armata vera e propria. Però ci sono altri movimenti di ribellione, anche armati, che però hanno assunto altre dimensioni, soprattutto castali. Quindi ci sono degli eserciti castali di testa bassa che si sono opposti con le armi a eserciti castali di testa alta, ci sono degli eserciti in gran parte basati sulla casta, ma facenti parte a fazioni politiche di partiti politici, eccetera, eccetera. Però perché l'elemento di classe, diciamo, è nato lì e non altrove? Ecco, questa forse è una domanda che può aiutarti ad allargare lo sguardo. L'altra è che appunto la tua tesi guardi alle motivazioni di chi ha spinto vari attori a partecipare al movimento. E questo è un argomento molto importante, perché in genere
la pace prevale. Noi tendiamo a guardare il conflitto perché, però, su 1000 gruppi, per ogni gruppo che imbraccia le armi, ce ne sono 1000 che invece non le imbracciano e scelgono la pace compromesso. Quindi perché? Quali sono le motivazioni specifiche che hanno portato ad abbracciare le armi? E c'è un libro recente di Chris Blackham che si chiama Why We Fight, è uscito quest'anno, che cerca di guardare a perché appunto gruppi ribelli imbracciano le armi, quando invece avrebbero tutti gli incentivi per non farlo. Quindi magari puoi di nuovo metterti in dialogo su quello che altri studiosi hanno visto in altre parti del mondo. Un'altra cosa che può aiutarti ad allargare lo sguardo è guardare la risposta dello Stato indiano, non tanto quella dello Stato del West Bengal, ma quella dello Stato indiano. Come reagì? Quello è un periodo in cui Indira Gandhi mal tollerava posizione politica, ne sai più di me, ma a me sembra di capire che lo Stato centrale sia stato piuttosto tollerante con la minaccia nazista in un primo momento, molto poco in un secondo momento, ma all'inizio lo fu. E a pensar male si fa peccato, ma ci si azzecca quasi sempre. A me viene da dire che fu usato anche come un metodo per indebolire il governo comunista. Quindi queste dinamiche tra nazione e Stato forse potrebbero aiutarti di nuovo a allargare un po' lo sguardo. Secondo punto empirico, che è legato a il tuo paper, non solo la tua tesi perché ancora non l'ho letta, non nomina mai le caste, che è una roba molto importante. In India è la più importante istituzione sociale indiana, regola qualsiasi cosa avvenga a livello sociale, e il West Bengal è uno stato strano perché tutti dicono che le caste in Bengal non sono importanti. Perché? Perché non sono state sfidate, quindi le upper caste, le caste alte dominano l'economia, la società, l'accademia, la politica, e non sono state sfidate tanto quanto in altri stati. Però poi se uno va a vedere i nomi, sono tutti Sen, Roy, Ganguly, tutti upper caste. Però, che ruolo ha la casta nel tuo racconto? A me sembra di capire che la leadership del movimento sia sempre stata fatta da caste alte. E di che casta sono questi che invece partecipano dal basso? E questo in che rapporti si pongono con la leadership? Perché questo risponde un po' alla tua domanda del la base era politicizzata o no? È un modo, se lo guardiamo dal punto di vista del filtro castale, è un modo per dire se, come ipotizzabile, i partecipanti di più bassa estrazione sociale erano anche di casta bassa, erano in un rapporto di subordinazione rispetto alla leadership di casta alta, seguivano semplicemente i dettami, oppure erano portatori di una agency, potremmo dire, propria. Perché questo, appunto, è una cosa che non è mai stata fatta e andrebbe fatta. E tu hai una serie di biografie, 120 hai detto, dove forse con uno sforzo non immane si può risalire alla casta di questi personaggi, facendo un po' di indagini, un po' di cognomi, un po' facendo un po' di indagini con delle persone che ti hanno aiutato lì. E questo è importante anche perché poi il movimento nazista si è diffuso nella cintura tribale, quindi c'era una chiara dimensione etnica. Com'era diversa la dimensione, diciamo, etnico-castale nella città di Calcutta rispetto a tutto il resto del movimento, che invece fu caratterizzato da sostanzialmente una diffusione tra alcuni gruppi etnici, ma non altri? E infine, per il punto che fai con l'importanza dei quartieri della politica di strada, di nuovo, spesso queste leader di quartiere sono leader di network castali, che quindi hanno un seguito tra alcune caste e non altri, che operano per antagonizzare oppure favorire certe caste e non altre, e via dicendo. Quindi è una lente che ti consiglierei di esplorare, che ti permette anche a cui di rispondere alla domanda: il movimento Naxalbari fu una cospirazione dall'alto delle caste alte, educate, braminiche, che imponevano il maoismo i poveracci, oppure fu un movimento di partecipazione dal basso con una agenzia vera e propria? Infine, velocemente, l'uso delle fonti secondo me è strabiliante, perché
se non siete stati a Calcutta in India non avete idea della fatica che deve aver fatto a recuperare quello che ha recuperato e a analizzare quello che ha analizzato. Sì. E quindi è un lavoro straordinario. Dal paper si evince anche un ottimo uso critico delle fonti e di triangolazioni di fonti, che di nuovo è veramente ho trovato impressionante. Ho un commento metodologico. In realtà io ho lavorato un po' con il nemico in passato, i politologi. loro avrebbero detto: il tuo sample di biografie è rappresentativo oppure no? In che modo rappresenta la totalità del movimento di partecipazione nazionalista a Calcutta? Non è importante che lo sia, ma secondo me è importante che tu risponda preventivamente a questa domanda. Cioè, le 120 biografie e le altre che hai raccolto sono dei casi isolati, oppure ti possono permettere di dire fu molto più che un movimento studentesco o anche altro, oppure sai, erano casi isolati. E se invece non è rappresentativo, come questo influenza la costruzione della tua argomentazione? Pensaci. Secondo me è bene rispondere preventivamente. E infine un commento stilistico sul paper stesso. Questo è, diciamo, il tuo pitch che presenta la tua ricerca. E ti consiglierei, e un consiglio forse per tutti i dottorandi, di dire qual è l'argomentazione principale nelle prime tre righe di qualsiasi cosa voi scriviate, così uno sa a cosa va incontro, e dirlo senza paura ma con coraggio: questa è la mia argomentazione. Poi potete mettere tutti i caveat, tutte le nuances, eccetera, ma presentalo up front, in modo che si catturi l'attenzione e poi poi hai tempo di farlo. E anche enfatizzerei l'importanza del lavoro, perché secondo me è un po' sottotono, è più importante di quello che secondo me presenti. E infine un ultimo consiglio è, nella presentazione che hai fatto oggi, anche nel paper, sei a un, secondo me, livello di estrazione un po' troppo alto, diciamo. Mi sarebbe piaciuto vedere che cosa sono le strutture, le pratiche, le relazioni, con degli esempi proprio concreti per capire esattamente di quello di cui stai parlando, perché appunto hai una quantità di materiale empirico straordinaria che secondo me meriterebbe di essere messa più in luce. Ecco qua. Premetto che so quasi niente del territorio e della storia, ma sono enormemente stimolato. Adesso proverò a dire perché, nella direzione di allargare lo sguardo e magari dare un contributo di riflessione. Parto dalla fine. Quando citi Anna Rossidoria e Hoffman, quella è una stagione di studi che fondamentalmente focalizza quella che una volta si definiva una classe subalterna. Allora, non è un caso che negli anni 70, parlo della storiografia italiana e anche internazionale, la giovane Anna Rossidoria, Piero Bevilacqua, Paul Ginsburg, sulla scia di Hobsbawm e non solo, tematizzano, approfondiscono, studiano, Guido Kreins, la storia dei contadini. Non è un caso che in quella fase, maoismo e non solo, che alimenta nel dibattito storiografico una posizione anche critica nei confronti del PC, del Partito Comunista Italiano, in Italia, su come ha gestito le lotte contadine nella fase precedente della storia d'Italia. È molto probabile che questa stagione di riflessione storiografica, come dice anche Anna Rossidoria, cioè l'interesse a studiare o Hobsbawm, cioè io studio tra 800 e 900 i movimenti contadini come organizzazione di lotta e di partecipazione autonoma o in qualche modo specifica, con un'identità e un profilo non necessariamente politico-partitico, per sganciarlo da una supposta subordinazione al momento politico del partito. Quindi negli anni 70 questa riflessione storica,
che apre dei cantieri, che alimenta anche l'idea del sociale autonomo dal politico, e in chiave rivoluzionaria lo fa, cioè in chiave di contestazione del sistema, è molto forte. E credo che possa stare dentro alla tua riflessione. E la faccio breve. Quando dite poveracci, perdona, proprio per ragionare tra di noi, stiamo parlando di contadini, sì o no? Cioè, li vogliamo chiamare col loro nome? Cioè, figure miste, braccianti, affittuari, piccoli agricoltori, poveracci ovviamente. Ma hanno delle caratteristiche, queste benedette campagne, ce l'hanno una struttura sociale, ce l'hanno un rapporto con le città, cioè è un movimento urbano, mi sembra di capire, no? Prevalentemente, ma affonda anche, come hai detto all'inizio, nel problema del rapporto città-campagna oppure no? Ma io continuo, lo dicevo pure con qualche collega, cioè, da anni a provare a dire questa semplice verità. Questi movimenti, come altre realtà, li capiamo, in modo di vedere, e propongo questa riflessione, li capiamo davvero se tutti questi elementi li mettiamo insieme. Ripeto, c'è una specificità in qualche modo contadina, rurale, che entra nel quadro, oppure è un movimento appunto urbano che si mangia, tra virgolette, questa dimensione che è semplicemente appunto subordinata negli anni 70 la storiografia italiana dentro la storiografia internazionale teorizza una, come dire, sorta di autonomia di questo mondo che ha una forza rivoluzionaria sua, non so se mi spiego, dall'immaoismo, cioè in qualche modo viene recuperata questo filo anche politico, culturale, ideologico. Vediamo qua. Grazie. Sì. E vorrei intanto ringraziare molto Vanessa Corrado per il suo tempo, per aver avuto l'opportunità di leggerlo. Mi piacerebbe molto poter leggere il lavoro, visto che si tratta anche di un lavoro finito. E mi sembra un lavoro davvero molto importante. Mi sorprende anche quello che avete descritto sul ruolo di letteratura importante, per di letteratura di un certo tipo. La mia è anche una curiosità che in realtà si collega, penso, molto a quello che ha detto il professor Bernardi, e che credo uccida in realtà la preoccupazione che sta molto a livello di costruzione delle esperienze attraverso le memorie, la motivazione e la partecipazione. Però mi chiedo se una cosa su cui tu ragioni nel tuo lavoro o su cui hai ragionato fuori di questo è l'influenza anche intellettuale più ampia che ha avuto questo movimento, ci si pensa ad esempio al fatto che Ranaggi tu ha dichiarato di aver cambiato completamente la sua agenda di ricerca in ragione di questo movimento dell'influenza ideologica che ancora i suoi leader hanno sul suo pensiero, e quanto i survivor studies sono importanti per molti di noi, anche come impostiamo oggi, immagino, le nostre preoccupazioni di ricerca, penso anche forse per quelle che sono le preoccupazioni della tua ricerca. Grazie per la presentazione e per il non so niente, volevo chiederti una domanda ingenissima. Questa vicenda si può collocare lungo 68 globale in qualche modo, o se non lungo 68, comunque in quel quadro di un'emersione della conflittualità sociale negli anni 60, se sì, come? Perché la cosa che mi ha stupito è ovviamente mutatis mutandis vedere una contestazione di un partito, cioè una contestazione di un partito giudicato, immagino, divisionista. Secondo il lessico politico maoista, nel senso, anche quando parlavi dei pisce sul militante urbano, cioè solo negli ultimi 10 anni, per esempio, in Italia abbiamo capito che forse il 77 è stato un po' di più delle rivolte nell'università, ma c'era la vita molto dei quartieri, ovviamente sono analogie che non si possono fare. Però stupisce, va anche un po' a distruggere quella visione per cui la contestazione di questo tipo, con un conflitto sociale molto acceso che si è politicizzato in senso marxista, maoista, eccetera, è qualcosa di
cioè è qualcosa di tipico delle società occidentali, mentre fuori c'è i movimenti anticoloniali che poi dentro hanno tutte le contraddizioni, ovviamente, tra però, insomma, questo mi sembra molto più paradossalmente più paragonabile al, a un contesto europeo, di, o meglio, appunto, da persona che non ne sa niente, però era abbastanza sorprendente, soprattutto poi considerando la legacy che ha ora, tutta questa la penetrazione novista e comunista in India, cioè comunque credo che l'importanza della tua ricerca sia anche data dal fatto che oggi quando guardiamo foto di scioperi tipo di massa ci troviamo, non si sa bene perché, delle bandiere rosse e boh, forse anche una cosa così, cioè qua non si sa abbastanza. Sì, io vi ringrazio perché è stata una interessantissima presentazione. Faccio due domande in parte collegando a quello che anche ci ha assunto. Dando un ruolo rilevante che alle interviste viene affidato al progetto della costruzione dell'interpretazione, mi viene da chiedere quanto la selezione linguistica in un paese del genere, in quanto la scelta, la necessità di interrogare un professore che parla in inglese o probabilmente dall'alternativa di citare, abbia limitato il cammino. È una domanda da ignorante del contesto. Però questa è la logica di appunto essere chiari il valore rappresentativo di queste interviste in un paese contiguo come quello, e voler ragionare in classi subalterne, si sarebbe detto una volta, in cui esisce. E l'altra questione è che probabilmente la crisi è trattata in maniera più ampia, più diversa, però è anche qui una curiosità. Quanto tiene in considerazione il contesto delle relazioni internazionali in particolare? Cioè, quanto questa ricerca, chiaramente non c'è dal punto di vista di interno al paese, si va a convocare in dinamiche importanti, la crisi di questo schema del progetto mi sembra in qualche modo non avere rispetto con tanta chiarezza, non ci credo possa essere interessante. Grazie. Ce l'abbiamo. Sì, grazie della presentazione. Insomma, stamattina stiamo molti temi anche economici, la storico culturale mi sento sempre un po' outsider sotto, cioè, per molti temi, però insomma faccio una domanda ecco, di stampo culturale relativamente alle rappresentazioni. Non lo dici chiaramente nel mio paper, né l'hai detto nella presentazione, però volevo chiederti appunto queste rappresentazioni del movimento che studi e che fanno capo, diciamo, alla pendice 3, penso, della tesi, sono generate da soggetti interni al movimento stesso, da quello che ho capito. Mi chiedo, sono effettivamente tutte così quelle che hai preso in considerazione, o hai anche fatto un confronto sempre attraverso, tramite queste produzioni culturali, con appunto film o testi di altro tipo, su qual è invece, ecco, la prospettiva chi guarda quel movimento dall'esterno. Giusto questa curiosità. Grazie. Vanessa, mi sa che ti tocca. Ti tocca. Ok. Allora, grazie a tutti per le domande e per l'interesse. Allora, parto dalla domanda di Arlena. Allora, l'influenza intellettuale di questo movimento, allora, questo movimento a livello intellettuale ha influenzato parecchio i post-colonial studies, perché e non è, diciamo, un mistero, perché Rono Cicuro, Parto Chatterjee, Pesce Cobotti, che sono stati tra i, diciamo, fondatori e comunque quelli che hanno fatto parte dei Subalter Studies, a parte essere osservatori di quegli anni, e quindi loro erano studenti, tipo di Pesce era studente, Rono Cicuro più, però seguiva e scriveva moltissimo su quanto stava succedendo a Calcutta in quegli anni.
E loro più spesso hanno detto che il fermento politico di Calcutta di quegli anni ha influenzato parecchio quando poi sono andati a pensare alla grande storia della, della storiografia. E infatti gli intellettuali nazionalisti sono anche tra i primi che cominciano a criticare le figure tipo Gandhi, Tagore, come è stato descritto fino ad adesso il movimento anticoloniale degli anni 20-30, proprio perché parlano di una condizione dell'India in cui sì, lo straniero se n'è andato, ma è stato un transfer of powers semplicemente, e quindi abbiamo una nuova elite. E infatti loro, quelli che fanno parte dei Subaltern Studies, hanno spesso fatto riferimento, comunque ripeto, a questo fermento politico che li ha influenzato, e ci sono anche degli articoli di altri ricercatori che hanno studiato il collegamento tra maoismo, comunque gli anni del movimento Nazarbari e i post-colonial studies dopo. Poi passo alla domanda di Alessandro, professor Rovinello, giusto, perché sono abbastanza simili sul lungo 68 globale e la questione del contesto internazionale. Dunque, io nella tesi, soprattutto comunque nella parte iniziale, io tengo presente molto il contesto internazionale, perché come non vi è sfuggito ci sono dei problemi che ritornano, quindi il Partito Comunista che si scinde, pro-Soviet, pro-China, revisionista. Tra l'altro una caratteristica ancora più del caso indiano è che il Partito Comunista non si scinde per la prima volta con Nazarbari, ma si scinde già nel 64. Infatti in India si parla di uno split within a split. Nel 64 il Partito Comunista, da che era uno, diventa due, quindi abbiamo CPI e CPI Marxist. E il marxist, il nuovo, si propone come quello rivoluzionario, perché ci siamo stancati di, appunto, il dibattito intrapartitico andava avanti se non dal 47 almeno dal 1953, dopo la Grande Line. Però che cosa succede? All'interno del nuovo CPI marxist, che si scinde dopo la guerra indocinese, la guerra di Hong Kong, che all'interno di questo nuovo partito si dice ancora una volta, no, voi state ancora perseguendo la via parlamentare, e all'interno di questo nuovo partito si forma un comitato contro il revisionismo, che con lo scoppio di, cioè con gli eventi di Nazarbari, diventa ancora più palese, e nel 69 si forma il terzo partito comunista, il CPI-NL, questa volta Marxist-Leninist, che è uno delle organizzazioni nazariste, perché poi questa è un'altra caratteristica del movimento Nazarbari, che non abbiamo un'organizzazione, ma abbiamo diversi gruppi rivoluzionari che riconoscono in Nazarbari un nuovo punto di inizio per il discorso comunista. E comunque queste sono tutte premesse che tengo in considerazione, anche perché la leadership, ma anche gli intellettuali, gli studenti, negli scritti rivoluzionari, nelle pubblicazioni rivoluzionarie, tengono molto ben presente il contesto internazionale, quello che succede nel Vietnam, ma anche il maggio francese, quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Tengono d'occhio anche gli italiani, perché, e li criticano molto perché non stanno facendo la rivoluzione. E quindi hanno una visione di quello che succedeva nello Sri Lanka, in Sud America, quindi questa dimensione c'è ed è molto importante, sì, io ne tengo presente, anche se ripeto non è il focus, anche perché già molto è stato detto. E, sempre per concludere con il professor Rovinello, non so se ho capito bene la questione della lingua, come ha limitato la mia ricerca. Lei intende se per problemi linguistici ho dovuto limitare il no, perché potevo affidarmi al Bengali, quindi non facendo interviste della dimensione rurale, che avrebbe comportato sapere anche i dialetti del Bengali,
io lavorando sul Canacute nella direzione urbana, comunque sono riuscita a parlare sia con studenti, con gente che al tempo era studente, gente che al tempo era operaio o impiegato e gente che al tempo era tiratore di liscio analfabeta e comunque parlano bengali tranquillissimamente. Poi volevo andare subito alle tue osservazioni, perché sono molto, molto corpose e ne tratterò alcune. Allora, sicuramente la questione della carta. Questa è una questione alla quale ho pensato molto all'inizio della tesi, anche con la professoressa Pasquale, dicevamo ieri, come questo elemento della casta si andava, come si voleva problematizzare. Ho preso la decisione di non utilizzare, dunque all'interno della tesi io comunque parlo della casta in categoria sociale, non mi soffermo a vedere eventualmente le contraddizioni e le dinamiche che ne sono derivate perché ora ci arrivo. Però ho fatto la decisione di non utilizzare come looking glass, diciamo, come lente di ingrandimento la questione delle caste, perché avrebbe voluto dire rivedere tutto l'impianto della tesi, soprattutto rivedere l'oggetto di studio, perché penso che se dobbiamo andare a vedere all'interno del momento non c'è fare la questione delle caste, innanzitutto c'è bisogno di fare un lavoro sul concetto di casta. Il concetto di casta in quegli anni in India, perché comunque casta, come sappiamo, è un po' il frutto del colonialismo, su cui ci sono molti studi, già credo parla come del problema della casta che si viene a cristallizzare con il governo coloniale, e poi, come ricordavi benissimo tu, la questione della casta nel contesto di questo, perché si è sempre detto che in realtà non ci sono le caste, non ci sono i doni, non ci sono gli incontrabili. E questo problema io lo vedo moltissimo, ed è appunto in collegamento con Renton Occiambari, perché nel West Bengal c'è stato moltissimo la presenza dei comunisti, che hanno oscurato il discorso castale come il discorso della classe, perché per loro il problema era la classe. Cioè, loro hanno attuato, no, questo concetto di recente, comunque stanno facendo degli studi in storia delle idee su come questo concetto della classe sia arrivato in India, dove c'erano le caste, ma soprattutto le caste quando sono venute fuori questo concetto di casta. E soprattutto perché poi è un po' problematico fare in realtà diverso cosa ti suggerivi tu di andare a vedere tramite i cognomi le caste, perché con gli inglesi il problema di cognomi in Bengala c'è stato un casino. E quindi potrebbe essere molto complicato, come si fa nel resto dell'India, basarsi solo sul cognome per chi sa di la casta. Però questo concetto della casta è un discorso che io intendo comunque allargare e riprendere con il seguito. Non l'ho fatto perché avrebbe voluto, diciamo, andare a vedere piuttosto delle contraddizioni e non andare a capire come le persone sono state mobilitate, perché il discorso dei nazionali era un discorso basato sulle masse, sulla libertà, sull'oppressione, e infatti per esempio i tiratori di liscio che hanno intervistato o che hanno pubblicato delle autobiografie, loro non si sentivano discriminati, e qua si può vedere il discorso comunista come ha poi formato, no, la loro percezione. Loro non si percepivano come Dolit, ma loro si percepivano come l'alterpolete, perché gli dicevano che loro erano il sottoproletariato. Perché? Perché oltre a tirare gli show, stavano in mezzo a delle situazioni criminali, quelli che noi diciamo criminali, con i furti, oppure erano al sotto di patroni per quali svolgevano tutti i lavori di espressione, eccetera. E quindi quando gli studenti intellettuali dialogavano con loro, l'unica cosa per la quale loro si sentivano tra virgolette discriminati era questa parte di sottoproletariato, diciamo,
discriminati, non si sentivano discriminati per una questione di casta, proprio perché il discorso che veniva impostato era di questo tipo. Sicuramente per la questione di tenere lo sguardo allargato su altri movimenti armati, questo è, diciamo, fondamentale, lo tengo in considerazione per far dialogare questo caso con altri. E poi volevo rispondere alla questione su... ricordo chi l'ha fatta, ma forse sempre più sul vedere di più che cosa intendo per strutture, pratiche, relazioni. E per dire questo io ricordo di nuovo la specificità. Abbiamo sperato. Vabbè, chiudo velocemente, bisogna mangiare. Io intendo, e per questo mi sono molto legata alle specificità locali anche della dimensione urbana di Calcutta, andare a vedere come questi, quali fossero i canali di politicizzazione, e attraverso anche le bibliografie è emerso che è molto legato alle questioni locali di allocazione delle risorse, e quindi per esempio c'erano moltissimi frequenti scontri tra bande che erano assalite e bande che invece erano di altri partiti locali, di altri partiti politici, oppure erano semplicemente moneylenders che venivano a chiedere il pizzo tra molte virgolette ai negozi locali. Quindi una delle cose che facevano i assaliti era per esempio tenere a bada questo tipo di oppressione oppure di abusi della polizia locale, e collegavano poi queste attività al discorso di giustizia sociale. Naxalbari diventava un'allegoria, diciamo, in cui che si collegava a queste necessità locali. E infatti questo è un punto fondamentale che mi ha permesso anche di capire come mai venditori ambulanti, proprietari di piccoli negozi, sono rientrati all'interno di questa militanza, al di là magari dell'operaio che era già politicizzato da 10 anni di movimento operaio. Io non so se mi devo fermare. Direi di sì.